Buongiorno a tutti. Oggi presentiamo la nuova piattaforma nazionale Open Data e Open Source dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia. La piattaforma contiene anche le mappe nazionali di pericolosità e degli indicatori di rischio. Nel webinar verranno inoltre presentate le attività delle regioni e province autonome relative al censimento dei fenomeni franosi, al monitoraggio e all'attività di pianificazione territoriale. Abbiamo pensato questo evento, questo webinar di oggi, come momento di confronto con decisori, le amministrazioni pubbliche, gli stakeholder e i professionisti. Quindi vorrei presentarvi i relatori di oggi. Abbiamo il direttore generale dell'ISPRA, Alessandro Bratti, che è qui Buongiorno. presente. Buongiorno. Fabrizio Craniz, della provincia autonoma Friuli Venezia Giulia. Buongiorno, Fabrizio Craniz. Luca Lanteri di ARPA Piemonte, buongiorno a tutti. Massimo Ceriani di Regione Lombardia, buongiorno a tutti. Claudia Strada della provincia autonoma di Bolzano. Buongiorno a tutti. Ciao Claudia. Andrea Motti della Regione Umbria. Buongiorno, buongiorno a tutti. Poi intervengono Erasmo D'Angelis, segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale. Sì, ciao a tutti. Lorenzo, ciao, ciao Erasmo. Allora, Lorenzo Benedetto, il Consiglio Nazionale dei Geologi. Microfono, Lorenzo. Poi, Buon pomeriggio a tutti. buon pomeriggio. E poi c'è Oriana Cuccu della NUVAP, Nucleo di Valutazione delle Politiche, del Dipartimento delle Politiche di Coesione. Salve a tutti, buon pomeriggio. Ciao. E poi dovrebbe esserci, perché l'abbiamo visto prima collegato, anche Fausto Guzzetti, direttore dell'ufficio terzo del Dipartimento di Protezione Civile. Ci sono anche altri colleghi che vedete collegati, ma comincerei. Ecco, volevo dirvi che quindi il webinar è diviso in due parti, una parte appunto di interventi e un'altra parte che è al termine del webinar dove c'è la sessione delle domande. E questa sessione è moderata da Carla Iadanza dell'ISPRA, che al momento però non vedo. Ci sono, buon pomeriggio a tutti. Ah, ecco, buon pomeriggio. Ciao Carla, eccoti. Ecco, ciao Carla. Allora, potete fare ovviamente le domande sul tema utilizzando la chat di Facebook oppure inviando un'email a progettoiffi@isprambiente.it. Bene, a questo punto darei la parola ad Alessandro Bratti, direttore generale di ISPRA, per l'introduzione. Grazie, grazie mille Alessandro, grazie a tutti gli ospiti e i colleghi. Un ringraziamento particolare va anche alla dottoressa Cuccu con cui stiamo lavorando su diversi fronti riguardo ai temi appunto di programmazione anche a livello europeo. Volevo semplicemente ricordare il ruolo di ISPRA. ISPRA svolge attività di monitoraggio e di controllo di ricerca, ma nella sua nuova veste, che poi veste che nuova non è più, svolge anche il ruolo di coordinamento delle agenzie ambientali in base alla legge 132, dove l'attività di monitoraggio, di conoscenza, di produzione dati è ulteriormente enfatizzata e amplificata rispetto a quelle che erano le attività di ISPRA prima della legge. E, come noto, il tema geologico in generale, in tutte le regioni è all'interno delle agenzie, anzi mi viene da dire che nella stragrande maggioranza dei casi le regioni hanno dei propri servizi autonomi che producono, hanno prodotto e continuano a produrre prodotti di altissima qualità.
e con cui noi come ISPRA, anche in virtù del ruolo storico di Servizio Geologico Nazionale, di fatto costituiamo un po' un punto di riferimento, se non altro da un punto di vista del coordinamento. Sono importanti i rapporti periodici che noi facciamo, ricordo il rapporto anche del 2018 sul dissesto idrogeologico, è importante l'inventario, veniva ricordato prima, no? L'inventario dei fenomeni franosi in Italia. È importante anche il ruolo che abbiamo nel rapporto nazionale, del repertorio nazionale degli interventi RENDIS, nonché, come ricordavo poco tempo fa in una discussione informale, del ruolo che abbiamo rispetto alla carta geologica, il cosiddetto CARG, progetto molto importante che quest'anno ha visto un finanziamento di grandissimo interesse che ci è pervenuto dal Parlamento e su cui siamo fortemente impegnati a sviluppare la cartografia di tutto il nostro paese. Si diceva appunto del lavoro fatto, poi verrà presentato del sistema nazionale per quello che riguarda alcune delle agenzie, quindi la Lombardia, l'ARPA Lombardia, l'ARPA Piemonte, l'ARPA Liguria e l'ARPA Veneto. E dopo ci sarà una presentazione di questo. Ripeto, noi vediamo con grande interesse questo nuovo e ultimo prodotto, questa piattaforma idrogeo, non solo perché riporta in maniera sistematica, aggiorna, è un open source a tutti gli effetti, quindi consente insomma di acquisire dati e informazioni, ma io ritengo molto interessante anche tutta la parte della cosiddetta customer satisfaction che inizialmente svolgeremo con il Consiglio Nazionale dei Geologi, che ringrazio ovviamente per sempre l'attenzione che ci dà, ma che poi che speriamo poi possa anche costituire uno strumento di citizen science e quindi di cittadinanza attiva per poter raccogliere, sistemizzare e poi restituire le informazioni riguardo a delle diverse tematiche che tratta questa diciamo nuova piattaforma in maniera completa. Quindi credo uno strumento molto moderno, molto utile, molto importante, che appunto è stato finanziato, lo voglio ricordare per l'ennesima volta, perché alla fine chi paga svolge sempre un ruolo importante perché crede anche in una progettualità, e quindi in questo progetto statistiche ambientali per le politiche di coesione, insomma, con questo PON governance, questo è uno dei primi prodotti strutturati che restituiamo, diciamo, in maniera completa a chi ha avuto fiducia nel finanziare questo tipo di progettualità. Grazie di nuovo e seguirò con attenzione i lavori. Adesso, ecco, grazie direttore per l'ottima introduzione. Io adesso farei una presentazione, andrei a presentare, darei un quadro nazionale sulla... Devo andare un attimo perché devo condividere il mio schermo. Ok, adesso eccoci. Andiamo in presentazione. Ok, ecco, quindi adesso volevo farvi un breve quadro sul dissesto idrogeologico in Italia e introdurvi e spiegarvi la nuova piattaforma e le sue funzionalità. Bene, quindi qual è l'obiettivo quali sono gli obiettivi dell'inventario dei fenomeni franosi? Certamente il primo obiettivo è quello di censire le frane sul territorio nazionale secondo modalità standardizzate e condivise. Il secondo obiettivo è quello importante di offrire uno strumento conoscitivo di base per la valutazione della pericolosità da frana, per la pianificazione territoriale e per la programmazione degli interventi di difesa del suolo. I soggetti istituzionali dell'inventario, IFFI, sono l'ISPRA e, come abbiamo visto, le regioni e province autonome. Ma quante sono le frane censite nell'inventario? Oltre 620.000 frane.
Consideriamo che prima dell'avvio del progetto nel 99 risultavano censite dalle regioni e province autonome circa 70.000 frane, quindi è stato fatto un sforzo molto grande per migliorare il quadro conoscitivo. Consideriamo anche che le frane, le 620.000 frane, sono i 2/3 delle frane in tutta Europa, complessive in Europa. Al centro vediamo la mappa della densità di frana, che è calcolata su maglia un chilometro e rappresenta l'area infrana sull'area totale. A destra abbiamo una mappa della suscettibilità, che rappresenta la propensione al dissesto da frana sul territorio europeo. E la mappa è la ELSUS versione 2. Ma quante frane abbiamo ogni anno? Oltre un migliaio sono le frane che ogni anno si attivano o riattivano. Di queste, circa qualche centinaio sono gli eventi che noi chiamiamo, che classifichiamo come eventi franosi principali, che sono gli eventi che poi determinano vittime, danni a centri abitati e infrastrutture principali di comunicazione. Vediamo a sinistra la frana di Pomarico, che si è riattivata nel 2019, la frana che ha interrotto il viadotto in vicino Savona, a Madonna del Ponte. E poi a destra abbiamo la mappa Madonna del Monte, e a destra abbiamo la mappa della distribuzione degli eventi 2019, che sono 221, che sono stati pubblicati nell'annuario dei dati ambientali. Perché è così importante archiviare le informazioni sulle frane? Perché spesso questi fenomeni si verificano negli stessi luoghi. Per esempio vediamo una colata detritica, che è un fenomeno rapido, che ha colpito la località Borgata Garin nel 1977 e poi ha ricolpito lo stesso edificio nel 2008, e siamo in provincia di Torino. Collegato all'aspetto ovviamente dei fenomeni franosi c'è anche la questione relativa alla pianificazione territoriale. Questo è un esempio che presento sempre, ma che mi sembra molto importante e fa capire molte cose. Ora, quindi, per esempio vediamo in Ciano, sono quei pallini in Ciano rappresentano delle zone che sono state colpite da quindi colate rapide nell'Ottocento, 1800. Quello che vediamo in giallo, se si riesce a vedere, spero di sì, sono l'urbanizzato nel 1956, cioè quello, le aree costruite nel 1956. Se vediamo quello che lo scenario invece del 98, in verde abbiamo l'urbanizzato del 98. Quindi c'è stata una forte espansione urbanistica e in particolar modo allo sbocco dei Valloni, che sono le zone poi più pericolose. Infatti, ecco, queste sono le frane che si sono attivate, oltre 40 colate rapide, 159 vittime. E ora io vorrei andare, ecco, la slide dopo, per farvi vedere come può aumentare il rischio. Quindi queste sono le frane del 98 con l'urbanizzato del 56, e a destra abbiamo le frane sempre del 98 con l'urbanizzato del 98. Allora, mentre l'urbanizzato nel territorio del comune di Sarno è aumentato di 5 volte, cioè quindi il 500%, l'urbanizzato interessato da frane, considerando questo scenario, è di 9 volte. Quindi quello che è stato certamente fatta non una buona pianificazione territoriale. Per quanto riguarda l'inventario, abbiamo alcuni gap, e i gap riguardano per esempio l'aggiornamento dei dati. Quindi abbiamo 11 regioni e province autonome che sono riuscite ad aggiornare i dati in un intervallo che è tra il 2014 e il 2019, mentre abbiamo una certa sofferenza per quanto riguarda l'aggiornamento per 10 regioni, avendo i dati aggiornati fino al 2007. Ovviamente questi fenomeni sono fenomeni, come tutti sanno, dinamici, e quindi è importante che l'inventario e le mappe siano aggiornate frequentemente. Un altro dato importante e interessante è quello che si può vedere relativo al personale impiegato, e siamo passati da circa 300 unità quando erano attive le convenzioni nazionali, quindi fino al 2007, alle circa 50 attuali.
il rifinanziamento dell'inventario con dei fondi nazionali sarebbe ottimale per il superamento di questi, dei gap relativi all'aggiornamento, ma anche per il mantenimento di un livello di eccellenza tecnico-scientifica nel campo delle frane, sia per quanto riguarda la pubblica amministrazione, ma anche poi per quanto riguarda le università, perché poi spesso le università hanno collaborato con le regioni per l'aggiornamento e l'integrazione delle informazioni. Un altro obiettivo potrebbe essere quello anche di integrare ancora in maniera più sinergica la piattaforma nazionale con le reti di monitoraggio in sito e i dati satellitare, e continuare a garantire un supporto alla pianificazione territoriale, quindi per esempio alle autorità di bacino distrettuali. Al momento abbiamo come attività in corso, abbiamo un tavolo istituzionale ISPRA Regione e Province Autonome che ha come obiettivo quello di aggiornare le specifiche tecniche del progetto, migliorare la qualità del dato, organizzare workshop, eccetera. Ora passerei alla piattaforma Idrogeo. La piattaforma Idrogeo, che ha due sezioni, una relativa all'inventario e un'altra, vedremo, relativa alla pericolosità e l'indicatore di rischio. Questa piattaforma va a sostituire la piattaforma Cartanet IFFI, che ha avuto una vita molto lunga perché è durata circa 15 anni, quindi è stata inaugurata nel 2015 e con oggi verrà chiusa. A questo proposito vorrei ringraziare Vincenzo Barbieri e Mauro Casaburi per il grande contributo che hanno dato in tutti questi anni e ringraziare nel contempo Alessio Dragoni e il suo team per le attività di sviluppo recenti della piattaforma. Ora, qual è il decalogo della piattaforma? Noi ci siamo posti come primo punto quello che è un po' uno slogan, ma insomma, che se conosci il territorio certamente puoi intervenire con prevenzione, quindi cercare di prevenire i rischi e i danni. Quali sono le caratteristiche principali della piattaforma? La piattaforma consente un accesso anche tramite via app con tutti i tipi di dispositivo in maniera estremamente facile. C'è una forte usabilità, quindi possiamo accedere con desktop, smartphone, tablet e portatili e laptop. Possiamo stampare report, segnalare una frana, che è una nuova funzionalità, calcolare uno scenario, condividere dati sui social, instant messaging quindi email. C'è la possibilità dello scarico dei dati, quindi siamo in open data. Possiamo gestire da remoto le informazioni e aggiornare da remoto le informazioni sulle frane, quindi anche via smartphone quando facciamo noi o i funzionari delle regioni sopralluoghi per la mappatura, la perimetrazione delle frane. Abbiamo inoltre gli standard dello sviluppo, che sono standard open source, quindi sono degli standard aperti. Io adesso passerei in le informazioni e aggiornare da remoto le informazioni sulle frane, quindi anche via smartphone quando facciamo. Dovreste chiudere un microfono, credo che ci sia un microfono aperto. Allora, adesso vorrei prendere altri qualche minuto per farvi vedere la navigazione. Quindi adesso siamo in diretta sulla piattaforma. Come dicevo, la piattaforma ha due sezioni e io andrò nella sezione dell'inventario. Quindi vediamo che c'è un pannello informativo a sinistra e una mappa a destra. Il pannello informativo a sinistra rappresenta i dati aggregati alla scala di visualizzazione della mappa di destra. Quindi adesso abbiamo dati aggregati dell'Italia, a destra ovviamente la mappa dell'Italia. Quello che noi vediamo è che abbiamo, ecco, il numero di frane, il numero di eventi. Il numero di eventi sono fenomeni franosi per i quali si è a conoscenza della data di attivazione. In questo caso sono stati caricati al momento in banca dati gli eventi che vanno dal 2018 al 2020, gli ultimi tre anni. C'è la possibilità di utilizzare uno slider, quindi un pulsante, per visualizzare gli eventi per anno. Ok. Possono essere anche evidenziate, visualizzate il numero di segnalazioni che vengono effettuate. Le segnalazioni, come abbiamo detto, in questa fase possono essere fatte dai funzionari della pubblica amministrazione o dai professionisti della rete delle professioni.
Allora, io andrei un attimo in navigazione e quindi digito Corniglio. Ok, siamo in provincia di Parma, in Emilia-Romagna. Questa è una zona estremamente con una elevatissima densità di frane, come si può vedere. Allora, la prima cosa che vediamo è che ci sono delle icone. Le icone sono, rappresentano le frane che hanno una, diciamo, un allegato multimediale, in questo caso foto, video o documenti. Adesso, per capire, possiamo aprire la leggenda, le tematizzazioni, e quindi vediamo che con i vari colori sono rappresentate le diverse tipologie di movimento. In particolar modo il colore senape, questo marrone chiaro, è quello relativo ai fenomeni complessi, mentre il giallo è relativo agli scivolamenti rotazionali traslativi. A questo punto andiamo ancora, zoomiamo ancora di più, sezionando sulla singola frana. Sezionando la singola frana, nel pannello di sinistra ci sono le foto, ma anche i video che possono essere visualizzati. Dopodiché ci sono alcuni parametri più importanti, 16 parametri, che vengono rappresentati nel pannello, come i danni, la data di attivazione, le cause, gli interventi e poi se ci sono anche degli allegati. Nella toolbar in alto possiamo condividere, come vi dicevo, questa informazione con i colleghi o con chi vogliamo noi. Adesso un'altra funzione particolarmente importante è quella dello stampa report. Lo stampa report consente di, estrarre le informazioni dal... Eccolo qua, consente di estrarre informazioni dalla banca dati e nella prima di copertina abbiamo la mappa e poi, divise per sezioni, ci sono tutte le altre informazioni. Un attimo, e chiudo questa. Ok. Passiamo alla funzione di segnalazione. La funzione di segnalazione, per la funzione si accede tramite questo pulsante degli strumenti. Si clicca sulla funzione, poi possiamo, ecco, andiamo per esempio a cercare una località dove c'è stata una frana recentemente. Stiamo digitando Ponte del Diavolo, Como, eccolo. Perfetto, e proprio qui si è verificata una frana sulla strada Lariana. A questo punto, una volta che ho cliccato, ho individuato il punto, posso compilare i campi. Adesso non abbiamo tempo, scriviamo semplicemente frana sulla strada provinciale Lariana e finiamola qui. Ok, e poi diciamo che voglio uploadare una foto che mi ero preparato. Ok, e quindi ecco, poi posso inviare. A questo punto la segnalazione è stata creata e verrà poi mandata una notifica ai funzionari della regione, ad ISPRA, che poi potranno utilizzare queste informazioni per arricchire la banca dati dell'inventario. Io vi faccio vedere l'ultima cosa, ma molto velocemente, passando alla pericolosità e indicatori di rischio. La cosa molto interessante è che c'è una funzione cosiddetta di mouse over, importata 5 anni fa dagli Stati Uniti come idea, e che consente di estrarre in maniera dinamica e direi automatica. Come vedete, siamo in provincia di Siena, ma se io zoomo, e adesso qui siamo su un indicatore di rischio, ma comunque io adesso ripristino la pericolosità. Ovviamente ci sono diversi livelli, questi sono i livelli di pericolosità, cioè le aree dove c'è la maggiore probabilità di accadimento, nel caso del colore blu, delle alluvioni, nei colori del rosso, del giallo, delle frane. E quindi ecco qui che riusciamo con un click a
conoscere, ad avere le informazioni relative al comune. Io a questo punto vi ringrazio, chiudo la presentazione e passerei la parola, interrompo condivisione, a questo punto a Fabrizio Kranitz per la sua presentazione. Fabrizio, hai la parola, apri il microfono e a te condividi lo schermo. Grazie. Buongiorno a tutti, mi sentite? Mi conferma? Sì, perfettamente. Perfetto. Buongiorno, Fabrizio Kranitz, prima di te Giulia. Vi andrò a presentare un insieme di slide preparate assieme ai colleghi della Regione Liguria, Lorenza Casale e Luciano Arzigliero della Regione del Veneto, in cui cerchiamo di focalizzare quello che è la necessità, secondo noi, di creare appunto e di utilizzare una banca dati unica e uniforme, a questo punto a livello nazionale, quella che IFI si prefigge di diventare o di essere sostanzialmente, e la coerenza tra questi dati unici e la pianificazione territoriale, cioè un dato unico fondamentale per la corretta pianificazione del territorio. Per giusto un riassuntino, siete tutti addetti ai lavori, immagino, quindi sapete benissimo cosa sono i piani stralci e assetto idrogeologico, però lo ricordo brevemente perché nel seguito della mia presentazione lì sintetizzerò sempre come PAI, ci focalizzeremo solo sul discorso delle frane perché l'argomento di oggi è quello delle frane, però i PAI sostanzialmente cosa hanno? E c'è che lo trovate già scritto lì, ha un piano territoriale di settore che norma le situazioni di pericolo, inondazione, di frana e valanga, e noi ci occupiamo delle frane, come detto. Ovviamente una corretta pianificazione mi dà un livello di sicurezza adeguato per la gestione del territorio. La Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto hanno da subito cercato di utilizzare un dato di base univoco, l'hanno collegato direttamente a IFI, è una cosa che cerchiamo di portare avanti ancora nel tempo. La Regione Liguria, per una serie di motivi che adesso andrò a spiegare, invece lo sta appena facendo, ci sta puntando, ma è un obiettivo comune che si è prefisso, cosa che secondo noi, ma tutte le regioni, insomma, nei vari tavoli in cui ci confrontiamo a livello nazionale, cercheremo di puntare o vorremmo puntare perché è una scelta vincente. Passiamo quindi agli esempi della Liguria, in cui sostanzialmente rispetto ad altre parti del territorio italiano i piani di bacino, comunque i PAI per quanto riguarda i piani stralcio per la sicurezza idrogeologica, insomma, sono partiti prima di quello che era il progetto IFI nazionale. Questo a seguito sempre del 180... la legge 180 del 98, Sarno, che abbiamo visto prima l'esempio, insomma, che fa da cappello a tutti. Però loro hanno avuto in Liguria un problema di alluvioni tra il 92 e il 93, sono state fatte delle leggi regionali specifiche che quindi hanno fatto partire l'approvazione dei PAI rispetto ad altri, prima noi, Friuli Venezia Giulia e Veneto dopo. E quindi i PAI sono nati prima, l'IFI è nata dopo, quindi c'è un disallineamento tra quelli che sono i dati IFI e quelli che sono i dati PAI. Da un punto di vista della suddivisione territoriale ci sono una serie di motivi che hanno portato comunque anche a, che li vedremo anche nella prossima slide, a condizioni diverse di censimento del dato, in qualche maniera sovrapposto ma sicuramente diverso. Nello schema vedete in cui sono rappresentati i tre bacini o comunque che poi sono riassunti in due distretti, bacino distrettuale del Po, che riprende quello che era il bacino nazionale del Po, autorità di bacino precedente al distretto, e il distretto Appennino Settentrionale che prende il versante tirrenico, quindi bacino scolante della Liguria, e il bacino del fiume Magra che corrisponde all'interregionale Liguria Toscana. Vedete che tendenzialmente i valori delle frane totali dei PAI è superiore a quelli che sono quelli dell'IFI. Leggermente diverso per quanto riguarda il versante padano, perché in questo caso il soggetto attuatore è stato praticamente lo stesso che era la regione, e quindi c'è una maggiore omogeneità, o comunque c'è il progetto IFI ha dei numeri superiori rispetto ai PAI. Quali sono le motivazioni di questo disallineamento, a cui però, voglio dire, la Regione Liguria tende a ripianificare e mettere a posto? Le cause sono soggetti attuatori diversi, le diverse autorità di bacino,
la regione, le province, perché i PAI sono stati adottati dalle province in Liguria, le tempistiche diverse, quindi come già detto il PAI prima dell'IFI, l'IFI è arrivato dopo, gli aggiornamenti in tempi diversi per la regione Liguria, come ha già sottolineato anche Trigila, le varie regioni hanno un aggiornamento diversificato, per la Liguria risale appena al 2014, invece il PAI è uno strumento maggiormente aggiornato al 2019. Altro fattore, diciamo, attualmente diverso per la Liguria è il discorso che all'interno del PAI vengano mappate le aree di frana anche con 200 metri quadrati. Per quanto riguarda invece IFI, per la regione Liguria sono mappate solo le frane con 7500 metri quadrati. Questo cosa comporta quindi? Un disallineamento sostanzialmente tra quello che è la pianificazione, la corretta utilizzo del territorio, e quello che è invece il dato del catasto frane, insomma, che è l'IFI. Qui vediamo l'esempio del versante padano del Savonese. Nell'immagine a sinistra in blu vedete le frane del PAI, in rosso centrale ci sono le frane invece dell'IFI, e nella cartina a destra vedete la sovrapposizione, vedete che è chiaro un certo disallineamento. La regione Liguria, come io dicevo, a medio-lungo termine vorrà portare all'aggiornamento e all'allineamento tra PAI e dell'IFI, in particolare per quanto riguarda anche gli eventi, per esempio, avvenuti nel 2019, vuole portare quindi un veloce allineamento di questo, utilizzando peraltro la nuova scheda evento IFI, che poi ne accenderò qualcosa, che è uno strumento nuovo che è venuto fuori dal tavolo nazionale. E dopodiché anche aggiornare quindi in un periodo più lungo tutto quello che è invece il pregresso che è rimasto disallineato. Comunque il concetto fondamentale è che bisogna partire da una base comune e quindi andare a avere lo stesso dato di partenza. Per quanto riguarda Friuli Venezia Giulia e Veneto, rientriamo adesso in quello che è il distretto nazionale, distretto idrografico delle Alpi orientali. All'interno di questo anche qui ci sono bacini originariamente diversi e autorità e competenze diverse. La differenza rispetto alla Liguria è che Friuli Venezia Giulia e Veneto hanno da subito appunto utilizzato la metodologia di adottare quindi la stessa base conoscitiva che è quella dell'IFI. La regione Veneto, che comunque ha una parte del distretto idrografico del Po, ha comunque, anche per la parte del Po, quindi diversamente da come è successo in Liguria, ha utilizzato sempre il catasto IFI come base conoscitiva, e quindi ha cercato di mantenere l'omogeneità del dato a livello regionale. Cosa fondamentale? Sostanzialmente nome e cognome della frana. Lo vedete qui nel riquadro, il codice a 10 cifre, che è quello di IFI che noi utilizziamo. Le prime tre cifre sono indicative del codice ISTAT della provincia, anche per noi che non abbiamo più la provincia, e il resto sono dei numeri progressivi che quindi danno nome e cognome a tutte le frane. La presentazione per qualche motivo non sta andando avanti, adesso è partita, credo. Vi faccio un focus su quello che è il catasto frane della regione Friuli Venezia Giulia. Analogo strumento è in possesso anche della regione Veneto. Il nostro catasto è stato istituzionalizzato nel 2000 per far fronte appunto al progetto PAI e IFI, che da noi sono andati in maniera parallela. A destra nella slide vedete un elenco di quelli che sono i layer per quanto riguarda la parte vettoriale o comunque contenutistica del catasto. I primi tre termini, che sono il perimetro frane, il PIF, che è l'identificativo della frana, le fotografie sono comuni e confluiscono nel progetto IFI. Nel nostro catasto, siccome ne facciamo tanti altri utilizzi, come per esempio i PAI, c'è anche la pericolosità, siamo dotati di un catasto di opere di difesa e anche la Regione Veneto sta tendendo a questo. Abbiamo dentro 33.000 opere di difesa, perché ci sono dentro anche le opere idrauliche, abbiamo gli elementi a rischio e abbiamo anche gli elementi geomorfologici, massi, fratture e via discorrendo. Ovviamente dal catasto frane, base conoscitiva per sistemazioni idrogeologiche, va da sé. Piani regolatori varianti, quindi pianificazione, progetto IFI l'ho già detto, studi e monitoraggi delle frane e il PAI che ho già ovviamente detto. Piccolo focus sui contenuti, vedete nella
nel riquadro a sinistra, insomma, la torta che evidenzia che per noi il grosso delle frane sono sostanzialmente crolli, poi frane di scivolamento e le colate detritiche. I numeri dei perimetri con codice IFI sono 6.180, aggiornato a febbraio, e da sottolineare che un unico numero del catasto IFI e del catasto frane corrisponde anche a un ampio versante in cui avvengono periodicamente crolli. Ogni crollo diventa un evento, non diventa un numero nuovo per il catasto IFI, ma semplicemente ad aggiornare l'attività di una determinata area che viene verificata, aggiornata alla scheda. Però l'evento viene gestito in maniera diversa. Non si può pensare di gestire che ogni crollo che avviene diventi una scheda frana nuova, perché non diventa gestibile. A parte destra vediamo le pericolosità associate, e anche qui abbiamo ovviamente aree minori, perché come vedremo successivamente non tutte le aree sono classificate con pericolosità, perché solo quelle che vanno nel PAI, e per quanto ci riguarda, e sostanzialmente anche per il Veneto, sono le aree urbanizzate o infrastrutturate. Abbiamo censito anche gli elementi a rischio, viabilità, edifici isolati o nuclei abitativi, lì vedete i numeri. Un esempio di cosa vuol dire l'uso della conoscenza. Per inciso, la conoscenza in questo caso era prima del catasto frane, ma è importante lo stesso dirlo, perché la conoscenza nella testa di un singolo funzionario, una conoscenza che se c'è il funzionario c'è, se il funzionario non c'è, ovviamente non esiste. Quindi è importante registrare il dato. Ma nel caso specifico, una richiesta di lottizzazione da parte di un comune o di privati, il servizio geologico che emette pareri per la pianificazione ha dato un parere negativo, perché appunto il funzionario aveva la conoscenza. Nella parte di destra della slide vedete che nell'alluvione del 2003 l'area è stata fortemente colpita. C'erano già degli edifici di una lottizzazione precedente e che sono stati danneggiati. Ci fossero stati nuovi edifici, avremmo avuto ovviamente dei danni maggiori. Quindi la conoscenza consente di fare una pianificazione corretta. Per quello che è già costruito ovviamente non si può fare sostanzialmente nulla o poco. Rapporto tra IFI e contenuto PAI sono degli esempi della regione del Veneto, ma potrebbe essere analoga se fosse, voglio dire, la Friuli Venezia Giulia, perché anche noi abbiamo la stessa cosa. Vi vedete a destra il PAI, a sinistra vedete il contenuto di IFI. Nel particolare si tratta di una frana con pericolosità P2 e P3 del PAI, la frana di Mortisa in comune di Cortina, in Cortina d'Ampezzo. Quindi anche qua base conoscitiva PAI è quella del IFI sostanzialmente, quindi IFI e PAI sono coincidenti. Le frane, come ho già visto anche nella slide, quella che ho fatto l'esempio della pianificazione della Friuli Venezia Giulia, succedono, l'aveva detto anche Trigila, succedono nelle aree dove è già successo, soprattutto per le frane come colate detritiche o crolli. Quindi avere la conoscenza e aver registrato che in una determinata area succede qualcosa è assolutamente importante ai fini della prevenzione. Lancio qui una piccola polemica: di solito la prevenzione non viene vista bene perché non ripaga, invece quando si fa l'intervento dopo che è successo qualcosa si va sempre ai clamori del grande pubblico, invece se uno fa un'opera prima in un'area nota nessuno se ne accorge. Quindi la conoscenza potrebbe servire anche a fare una pianificazione corretta. In questo caso specifico qui il masso ha distrutto un'auto, ha sfiorato la casa, fortunatamente nulla di più grave, però era un'area già censita, già nota. Il rapporto sempre tra IFI e contenuti PAI. Nell'IFI vanno a finire, cioè nel PAI vanno a finire tutte quelle che sono le conoscenze IFI. Dal 2010 nei PAI di nostra competenza del Veneto vanno a finire come quadro conoscitivo anche le aree non classificate con pericolosità, che sono quei perimetri rossi. Quindi l'IFI è la base conoscitiva. Le zone di attenzione cosa sono? Sono delle aree in cui si ipotizza che possa succedere qualcosa e quindi sono da attenzionare. Bisogna che il pianificatore abbia evidenza del fatto che lì può succedere qualcosa. Piccola differenza tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia: il Veneto ha inserito le aree, noi per una scelta un po' diversa abbiamo inserito solo il PIF della frana, perché la zona di attenzione è pur sempre un perimetro, e ci siamo detti non è che se inseriamo un perimetro, anche se non ha la pericolosità, subito fuori dal perimetro a qualcuno gli vengono le voglie. Allora, siccome devono passare comunque da noi per fare le varianti piani regolatori, noi è un dato che abbiamo, è semi trasparente nel PAI, ma nel nostro catasto è presente, quindi non lo
pubblichiamo nel PAI in maniera completa. Un minuto per concludere, grazie. Ok, la scheda eventi, che è quella che è utilizzato anche per il censimento delle nuove frane della Regione Veneto post Vaia, è quella che poi è stata anche la scheda utilizzata o comunque base di partenza, insieme a una simile che aveva frequenza di Giulia Alta Regioni, per la scheda evento di Ispra. Ci sono adesso una serie di slide di numeri, poi tanto vi resta, se volete andare a vederlo, in cui la scheda evento è stata utilizzata, ed è stata utilizzata ai fini anche di discriminare poi quelle che erano le frane, le aree di alluvione, comunque di trasporto solido o idrauliche, e hanno consentito una veloce diciamo sistemazione o programmazione degli interventi. Una serie di slide che scorro velocemente delle immagini. A questo punto mi focalizzo su quello che vorremmo dire, che è già stato detto: la conoscenza è il presupposto per una prevenzione efficace. Aggiornare un catasto frane nazionale, che sia IFI o comunque insomma un catasto omogeneo e standardizzato, si deve e può e deve essere fatto. Le regioni e le province autonome hanno assolutamente un ruolo fondamentale e importante per garantire l'unicità del dato. Scusate se ho sforato qualcosa. Grazie Fabrizio, togli la condivisione, grazie. Passerei la parola a Luca Lanteri di ARPA Piemonte. Grazie Luca, mi senti? Luca? Devi attivare il microfono, credo. Eccomi, mi sentite? Ah, sì, adesso sì, perfetto. 10 minuti da adesso, ok? Ok, perfetto. Io vi saluto tutti, grazie Alessandro. Con i colleghi della Val d'Aosta e dell'Emilia-Romagna abbiamo provato a fare una sintesi di come nelle nostre regioni abbiamo strutturato la raccolta e l'organizzazione dei catasti regionali. Ovviamente in 10 minuti riusciremo proprio solo a vedere un brevissimo flash. Dopo l'impulso che c'è stato con il progetto IFFI, terminato nel 2007, diverse regioni hanno, come abbiamo anche visto dall'intervento precedente, hanno continuato ad aggiornare gli archivi regionali per le proprie finalità. Però, come ha fatto notare Alessandro, alcune regioni invece sono anche rimaste indietro, almeno nell'inviare i dati a livello nazionale. Quello che abbiamo visto però è che bene o male le modalità di raccolta e archiviazione dei dati col tempo si sono specializzate per adattarsi alle esigenze che ognuna delle nostre regioni aveva. Diciamo che nei nostri tre casi quello che abbiamo visto è che è stata comunque posta particolare attenzione nel mantenere una compatibilità almeno in uscita con le specifiche nazionali IFFI, proprio per poter trasferire i dati verso l'archivio nazionale. Devo dire che grazie alla nuova piattaforma che ha presentato adesso Alessandro sarà possibile per qualcuno aggiornare i dati direttamente utilizzando la piattaforma. Per regioni come noi, dove sostanzialmente abbiamo un catasto già organizzato e anche strumenti che utilizziamo comunemente grazie alle API del web services, però sarà possibile collegare direttamente i nostri archivi regionali in modo sostanzialmente automatizzato. Però vediamo come aggiorniamo i dati dei catasti regionali, ma sostanzialmente in due modi. Il primo è quello in seguito ai rilievi che vengono effettuati dopo eventi alluvionali significativi. Per Piemonte Emilia-Romagna il rilievo viene fatto direttamente dai tecnici di regione, di ARPA o nel caso dell'Emilia anche dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile. La Val d'Aosta ha una strutturazione leggermente differente che devo dire ho trovato veramente molto interessante e forse vale la pena approfondirla leggermente. Utilizzano i presidi territoriali che sono gestiti dal Corpo Forestale, che in corso d'evento effettuano il monitoraggio su dei punti che concertano in tempo di pace e a seconda del livello di allerta eseguono un monitoraggio da 2 a 4 volte al giorno e poi restituiscono in tempo reale un'indicazione sintetica di cosa accade nel presidio. Poi nell'immediato post-evento raccolgono i dati anche sui dissesti che non si trovano nei punti prestabiliti. Cosa gli permette di fare questo?
Sostanzialmente di ricostruire il quadro d'insieme per definire uno scenario in atto, appunto proprio in tempo reale durante l'evento. Poi di raccogliere in breve tempo tutti i dissesti ovviamente che censiscono sul territorio e di collegare dissesti e lesioni ad opere esistenti per facilitarne la manutenzione. Però una cosa proprio interessante che ho trovato è il concetto di tracciabilità delle attività svolte dagli enti, cioè grazie al loro, non solo al loro software, ma anche a come si sono organizzati, tutti i dissesti vengono presi in carico dalle strutture competenti e lasciano tracciate nel portale che utilizzano tutte le attività che fanno, quindi i sopralluoghi, i finanziamenti, la costruzione di opere e quant'altro hanno una storia tracciata. Devo dire che dal punto di vista diciamo legale delle responsabilità è decisamente interessante. Altra cosa che gli permette di fare questo sistema è che i dati così raccolti permettono di verificare e validare la previsione messa nel bollettino di criticità giornaliero. L'altro grande mezzo, diciamo, per andare ad aggiornare i catasti regionali, quali sono? Sono gli strumenti di pianificazione. Anche in questo caso ci sono punti comuni e su alcuni punti ci differenziamo. Nella Valle d'Aosta abbiamo già citato i presidi territoriali. Oltre a questi c'è tutta l'attività svolta dal servizio geologico dai professionisti nell'ambito della redazione delle carte degli ambiti inedificabili che vanno poi ad aggiornare il catasto. Il caso dove il collegamento sicuramente maggiore con la pianificazione, di cui però se ne è già parlato abbondantemente prima, è l'Emilia Romagna, faccio un brevissimo approfondimento dopo. In Piemonte invece diciamo che la filiera di aggiornamento del catasto dagli strumenti di pianificazione non viene effettuata sistematicamente per mancanza di risorse. Ho visto prima i numeri che faceva vedere Alessandro, che a livello nazionale siamo passati da 300 a 50 unità attuali impiegate in questa attività. A livello regionale devo dire che ci rispecchiamo molto, anzi forse siamo passati da una quindicina di persone che lavoravano ai tempi in cui l'IF era attivo a 2-3 persone che ci lavorano adesso. Dicevo, forse il caso dove la relazione è più forte è proprio quella dell'Emilia Romagna, dove la carta è condivisa con tutte le province ed è inserita nel quadro conoscitivo di tutti i piani territoriali di coordinamento provinciale, i piani stralcio di bacino, e spesso è utilizzata direttamente come carta di piano. Dicevo, il Piemonte non fa questo aggiornamento diretto perché abbiamo scelto di concentrare le poche forze che abbiamo nel realizzare studi più approfonditi su un numero limitato di dissesti. Quelli che noi chiamiamo i secondi livelli SIFRAP, il sistema informativo frane in Piemonte. Si tratta in genere o di fenomeni che vengono monitorati e fanno parte della rete di monitoraggio regionale, sono circa 300 su tutto il territorio, piuttosto che di fenomeni di particolare interesse, cioè posso citare aree a rischio molto elevato, aree PAI, o comunque in genere si tratta di frane che interferiscono con l'edificato. Cosa abbiamo? Abbiamo delle schede un po' più approfondite rispetto allo standard IFI, con 5-10 pagine di descrizione e dei dati morfologici a corredo di danno decisamente più di dettaglio. Abbiamo poi anche un terzo livello di approfondimento dove abbiamo poche schede, abbiamo delle vere e proprie monografie. Ovviamente è difficile riuscire a gestire un livello di approfondimento così sul territorio, ce l'abbiamo per pochi casi. Infine, ovviamente, tutti i dati vengono condivisi con gli enti che si occupano di pianificazione, di gestione del territorio e con i professionisti. Cosa ne fanno? Principalmente, ovviamente, studi di pericolosità,
per la pianificazione territoriale, in parte l'abbiamo visto prima, vengono anche utilizzate in studi di rischio, nei piani di protezione civile. La condivisione con gli enti nazionali, ovviamente anche di quello, è forse proprio il tema della giornata, tutti i dati vengono utilizzati in tutti i casi per l'aggiornamento dell'IFI e del FloodCat. In genere poi permettono di fornire indicazioni a livello nazionale come quello che ha fatto vedere prima Alessandro. E poi ovviamente i dati vengono messi a disposizione dei cittadini anche per ottemperare ai principi di trasparenza, di libero accesso ai dati, insomma, che devono regolare la pubblica amministrazione. Chiudendo, insomma, volendo fare alcune considerazioni finali, diciamo che siamo tutti d'accordo che la raccolta dei dissesti ha un fortissimo valore, ci crediamo molto, se no non saremmo qua, diciamo per diversi aspetti. Abbiamo visto quella della taratura dei modelli per la generazione di allerta, per noi piemontesi è uno strumento fondamentale per la gestione dei siti monitorati. E sicuramente avere un catasto, è stato detto nella presentazione prima e lo ripeto, è un dato fondamentale per ogni strategia regionale di mitigazione rischio a lungo e lunghissimo termine. Quindi insomma, catasti regionali ben vengano, però è prioritario il coordinamento a livello nazionale, quindi ben vengano le iniziative come quelle che sta portando avanti ISPRA per mantenere omogeneo l'inventario. Ancora più fondamentale trovare risorse che permettano di mantenere aggiornato l'archivio, perché se no, insomma, rischiamo di disperdere questo grandissimo capitale di informazioni raccolte. Non ho citato i dati interferometrici, però sicuramente avere un archivio aggiornato sarà fondamentale per la gestione, per la comprensione di tutti i dati che deriveranno dal PS Journal. E con questo io ho finito e vi ringrazio. Grazie Luca, ottimo. Darei la parola a Massimo Ceriani per quanto riguarda l'inventario IFI e il monitoraggio in situ delle frane. Massimo, puoi attivare il microfono. Alessandro? Sì, adesso stai condividendo, perfetto. Hai 10 minuti da adesso, grazie. Grazie Alessandro, buongiorno a tutti. Questa presentazione è fatta in collaborazione col dottor Luca Dei Cas di Arba Lombardia e affronteremo questi temi. Frana o non frana, le frane sono tante e quante di queste frane possono essere monitorate? Sulla slide, vedete sulla destra, il dottor Dei Cas appunto che vi dice subito quante sono al momento le frane monitorate in Lombardia, ma voglio ricordarvi che comunque grazie alla sua passione e al lavoro del suo gruppo che Regione Lombardia può disporre di un sofisticato sistema di monitoraggio. Qui quello volevo condividere con voi in questi pochi minuti anche quello che comunque ho imparato in questi anni di attività sul terreno, che viene richiamata più volte, comunque che conoscenza, esperienza e intuito costituiscono la competenza per riuscire a muoversi sui nostri campi. E quello che anche ho imparato che le frane si muovono più di quello che sapevamo inizialmente e in particolare io quello che porto sempre a casa durante i sopralluoghi e comunque si impara sempre qualcosa e qui richiamo questa massima di un chirurgo e biologo francese Carrel che dice poca osservazione e molto ragionamento conducono all'errore, molta osservazione e poco ragionamento conducono alla verità e questo è particolarmente vero appunto perché si occupa di fenomeni naturali. Vi parlo di frane di monitoraggi e io sono venuto diciamo con la frana della Valpola, cioè sono entrato in regione nell'88 e in cui la frana della Valpola è proprio stato uno spartiacque per far decollare una diversa valutazione dei fenomeni franosi e per far partire i sistemi di monitoraggio in regione Lombardia. Ma adesso volevo fare questa riflessione su frana o non frana. Tutti i fenomeni naturali alla fine sono tradotti in termini positivi. Sei un vulcano, sei uno brillante, sei uno scoppiettante, addirittura anche il portiere uscito a valanga comunque è positivo. E invece le nostre frane non sono proprio un bel complimento. Se ti dicono se sei una frana magari è amichevole, bonario, però comunque vuol dire che effettivamente non sei proprio brillantissimo.
E volevo allora capire, cioè, perché abbiamo chiamato le frane frane. Allora ho fatto una piccola ricerca in termini latini e alla fine chiaramente il termine frana deriva da fragina, frangere, e che chiaramente vuol dire infrangere, rompere, fracassare, perché probabilmente le frane che colpiscono sono appunto quelle veloci, quelle che crollano, le colate impulsive, però c'è tutta la preparazione prima che non viene vista e che invece noi adesso possiamo studiare e controllare. Ancora i latini usano ruina, è un bel termine che poi è stato ripreso in tantissimi toponimi sulle Alpi, pensate a ruinon, ruvinone, rotolone. Ci sono diverse somma ruina, ci sono tante località che richiamano chiaramente queste espressioni. I latini però hanno anche un'altra espressione, locus preruptus, luogo con equilibrio spezzato, luogo franoso. E quindi anche questo potrebbe dare un significato, appunto, che le frane si sviluppano dentro questi luoghi. E allora ho provato, propongo appunto questo un nuovo termine per l'accumulazione scientifico-divulgativa, che così come il glacis perpetua, cioè il ghiacciaio, è il luogo dove c'è il ghiaccio perenne, e così come il granaio o il formicaio sono i luoghi dove c'è il grano o le formiche, così il franaio, il versante franoso, cioè questa ruina perpetua, questo locus preruptus, è il luogo dove ci sono, dove maturano le frane. E quindi che dà una definizione, oppure va a illustrare secondo me in maniera più chiara e più comunicativa quello che può essere. E quindi propongo in questi termini: i franai, come i vulcani, sono morfologie, sono forme dinamiche ma persistenti nel tempo e nello spazio. Le frane sono gli eventi, le manifestazioni che si originano da questi stessi luoghi. Ecco quindi che noi avremo quindi frane franate in una data certa, il Vajont del 63, la Valpona dell'87, la frana di Piura del 1618, e invece abbiamo franai, quei versanti franosi da cui nel tempo si genereranno frane, franai della Val Malenco, i franai della Val di Lei. Quindi questa è una riflessione che può essere condivisa, torno a dire, soprattutto per fare in modo che quando parliamo di frana non scateni subito un senso di pericolo. Quando a mia mamma dicevo: domani mamma vado sulla frana di Dossena, e mi dice: ma non è pericoloso? Non sapendo che Dossena è un abitato che si muove con la frana, ma si muove un centimetro all'anno tutto il paese con la frana. Quindi dobbiamo cercare di comunicare probabilmente meglio questi nostri oggetti. Le frane sono tante. La Regione Lombardia, appunto, nell'ambito di un'attività durata veramente molti anni con la collaborazione di istituti di ricerca e università, è andata a censire sul suo territorio oltre 140.000 fenomeni franosi. Ma soprattutto si è visto che questi fenomeni franosi occupano un'area di oltre 4.000 km quadri, cioè più del 30% del territorio montano regionale è interessato da questi fenomeni franosi. Del resto le frane appunto plasmano i nostri territori e la natura utilizza le frane per modificare continuamente il territorio. Proprio per dare la dimensione del problema e anche pensando che nel corso degli anni o dopo qualche alluvione di tanto in tanto qualcuno anche esperto va a dire che si può risolvere il problema del dissesto idrogeologico ma reinvestendo 5, 20, 50 miliardi. Io appunto provando a stimare qual è il volume di queste frane con questo grafico che vedete che mette in relazione le aree delle frane con i loro volumi, per le frane della Lombardia si ottengono 84,36 miliardi di metri cubi di volume, che vorrebbe dire, se io volessi sistemare tutto e ipotizziamo che possa andare a rimuovere tutto questo materiale, dovrei riempire 4 volte il lago di Como. Quindi questo capiamo che non è possibile, quindi chi dice si può sistemare tutto ovviamente non sa a cosa si riferisce. È vero che invece si possono sistemare tante cose. Il franaio del Ruinon, cioè una frana che al momento fortunatamente non è ancora scesa, se non qualche piccolo crollo, qualche colata, può e deve essere sistemata allontanando le acque, ed è il lavoro che Regione Lombardia ha programmato e sul quale sta investendo per riuscire a spostare le acque del torrente confinale ed eventualmente anche le acque profonde per cercare di stabilizzare il versante. Sulla destra vedete la frana della Valpola, ma è quella del 28 giugno del 1988, che è il primo esempio di una frana prevista da un sistema di monitoraggio della Regione Lombardia. E anche qui vedete comunque l'influenza che ha avuto il torrente Pola nel determinare la frana della Valpola.
Se arriviamo quindi, quante di queste frane sono monitorate? Al momento 44, e qui vedete tutto il lavoro fatto dai 10 tennis del Centro di Monitoraggio Geologico di Sondrio, che annualmente, oltre a tutte le misure distintometriche, distometriche, piezometriche di campagna, quindi tutto il, cioè tutto il sistema automatico consente di raccogliere oltre 20 milioni di dati, che quindi devono essere classificati, catalogati, valutati, che originano poi un certo numero di segnalazioni, che però quelle sopra soglia, che sono quelle poi che fanno scattare i campanelli di allarme. E mediamente, comunque, vediamo che negli anni 17-18 tutte queste segnalazioni hanno comportato segnalazioni della Regione Lombardia per 12,5 eventi all'anno. Ancora lo schema del sistema di monitoraggio che fa vedere quali sono gli strumenti che vengono utilizzati prevalentemente, che sono chiaramente inclinometri, piezometri, estensimetri, misure topografiche. Ovviamente non tutte le frane sono monitorate allo stesso modo, comunque a questi, diciamo, sistemi tradizionali degli ultimi anni sono utilizzati poi quei sistemi che la tecnologia ci ha messo a disposizione, molto fondamentali per seguire il comportamento delle frane e per capire come queste si muovono. E quindi abbiamo importanti i dati radar da satellite, che permettono appunto di avere una valutazione, di vedere come queste deformazioni gravitative, questi scivolamenti si muovono in maniera molto spesso continua e non a scatti come si poteva pensare magari una volta. E poi un altro strumento importantissimo, il radar da terra. Radar da terra si sta rilevando una metodologia effettivamente fondamentale per riuscire a cogliere i movimenti delle frane. Dove stiamo lavorando? Stiamo lavorando anche per andare a capire quali di queste frane possono essere monitorate, quindi utilizzando un sistema multiparametrico che, valutando 19 parametri, tende a dare l'indice di rischio, l'indice di monitoraggio. E questo, vedete, quello che è la classifica attuale, ancorché provvisoria, ogni fenomeno franoso viene valutato. E quindi se ha un indice superiore, in questo caso a 50, è sicuramente di interesse regionale, mentre se ha un indice inferiore a 30 può essere considerato un monitoraggio di livello locale. E su questo stiamo appunto predisponendo una apposita delibera. Dove il monitoraggio ha avuto successo? Vedete Gallivaggio 2008, con una parete rocciosa alta 400 metri, che dava piccoli crolli rocciosi. È stato realizzato un grande vallo rilevato e istituito un sistema di monitoraggio che nel 28 maggio 2018 ha permesso di evacuare completamente la zona, perché i 5.500 metri cubi sono staccati dalla parete e che hanno praticamente mitragliato completamente il piazzale sotto e la strada statale, unica via di collegamento, è stata completamente interessata da questa esplosione, e se ci fossero state le persone avrebbero potuto avere decine e decine di vittime. Tutto questo quanto costa? 2.400.000 euro all'anno, quindi 24 centesimi a persona all'anno. In un quadro più complessivo vediamo quanto costano certi servizi in Regione Lombardia. Qui lo vedete, la sanità costa 1.060 euro a cittadino lombardo, la difesa del suolo 11,4 euro, in Svizzera 150 euro all'anno a cittadino per la difesa del suolo. Sono pochi, sono tanti queste cifre, lascio a voi valutarlo. Io dico sempre che le risorse vanno comunque spese bene. In questo caso vedete una grande briglia di trattenuta costata 753.000 euro, che trattiene l'enorme quantità di materiale detritico che si originano dalla Val Malenco. Appena a monte di questo, pensate, c'è un cantiere aperto da 30 anni collegato alla frana di Spriana, che è costato oltre 100 milioni di euro e che tuttora non è arrivato a conclusione. Qui, e concludo, vediamo l'elenco delle persone che hanno lavorato al primo inventario delle frane presentato al convegno IFFI a Roma. Alcune di queste persone ci hanno lasciato per malattia o per incidenti. E quest'inverno, legato al Covid, al coronavirus, Daniele Ravagnani, ex presidente dell'Ordine dei Geologi, ci ha lasciato. E quindi questa è l'occasione, perché non era possibile fare i funerali e quindi portare un saluto. Possiamo augurarti buon viaggio, Daniele, e ci ricorderemo di te e dei tuoi lavori nel Centro Grandi Frane Alpine che stiamo realizzando a Chiavenna, all'interno di un progetto Interreg Italia-Svizzera.
Grazie a tutti. Grazie Massimo per questo bellissimo intervento, grazie veramente. E vorrei ricordarvi che potete fare le domande sulla chat di Facebook, vi verrà data risposta, o potete anche mandare un'email a progettoiffi@isperambiente.it. Grazie davvero Massimo. Passerei all'intervento di Claudia Strada della provincia autonoma di Bolzano. Claudia, hai la parola. Ok, aspetta. Adesso ti sento, ovviamente stai condividendo, immagino, lo schermo. Sì, sto condividendo, ovviamente ho dovuto fare il cambio di sistema, quindi... Ok. Così. Carla, se vuoi leggere qualche domanda e qualche risposta, Carla Iadanza, che dici? Ah no, ecco, è arrivata Claudia. Perfetto, allora il mio intervento è riguarda più che altro come gestiscono l'implementazione del catasto dell'inventario dei fenomeni franosi le regioni e le province autonome con territori abbastanza governabili in quanto piccoli e che hanno servizi geologici operativi sul territorio. Queste tre regioni, una ha già parlato, però ci piaceva farlo tutti insieme, noi Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Trento, perché abbiamo sistemi di servizio geologico molto simili con cui lavoriamo. Quindi è a nome anche dei colleghi Bertolo, Campedel, Maier e Zambotto. La prima cosa che abbiamo cercato di fare quando abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa insieme è stato quello di cercare di capire quali erano le cose tra noi comuni. Le cose, il nostro sistema di lavorare ci accomuna perché avendo un servizio geologico operativo e tanti servizi sul territorio che lavorano sul territorio come forestale, come la bacini montani, all'interno della stessa amministrazione vengono fatte quasi tutte le funzioni per quel che riguarda la difesa del suolo, anzi tutte. Principale è il fatto che dentro la nostra amministrazione arrivano, io continuo a sentire uno strano rumore, possibile? Continua, chiederei a tutti di disattivare i microfoni se qualcuno ce l'ha attivo, a parte Claudia ovviamente. Prego Claudia, continua. No, vado avanti, scusate. Sì. Allora, la prima cosa è che noi facciamo tutti un servizio di reperibilità, chi istituito, chi non istituito, ma noi garantiamo un servizio 24 ore su 24 sul territorio, sia ai comuni che alle infrastrutture, le strade sia gestite dalla provincia che anche alle infrastrutture non gestite direttamente, come per quel che riguarda noi nei momenti di crisi facciamo sopralluoghi anche per le ferrovie e per l'autostrada. La seconda cosa è che facciamo noi stessi delle liste di priorità basate su delle carte del rischio, noi stessi eseguiamo monitoraggi, noi stessi partecipiamo alla pianificazione del pericolo tramite le carte del pericolo, quelle che il resto d'Italia chiama PAI. Un'altra cosa importante è che abbiamo sempre dato a livello storico un'importanza all'inventario dei fenomeni franosi e che quindi nelle regioni un catasto frane era partito prima dell'istituzione di IFFI. Questi dati sono stati completamente poi migrati all'interno di IFFI. Siamo noi stessi che partecipiamo alla progettazione e alla realizzazione delle opere di mitigazione del pericolo. Abbiamo detto il servizio di reperibilità funziona 24 ore su 24, quindi ogni intervento che viene, ogni frana che avviene sul territorio per quel che riguarda
un'infrastruttura, un abitato o fuori da queste strutture, anche dei campi agricoli, eccetera, per queste frane viene allertata la Protezione Civile o il Comune e attraverso questa segnalazione viene allertato il servizio geologico. È evidente che poi viene valutato se l'intervento è veramente un intervento urgente, di conseguenza si parte subito, oppure vengono fatte altre segnalazioni per interventi meno urgenti, per cui si concorda un sopralluogo insieme al gestore o a chi è competente nel luogo. Il servizio geologico, sia quello della Val d'Aosta che quello di Trento che il nostro, compila poi una relazione e questa relazione viene immediatamente inviata all'autorità competente e anche alimenta la banca dati dei dissesti IFI. Come abbiamo detto, tutti gli interventi di grandi dimensioni o che, per cui c'è anche un certo eco sui giornali, in tutti questi interventi è presente qualcuno di noi, se non più di uno. Un'altra cosa che hanno in comune le nostre regioni sono un territorio montano, quasi tutto al di sopra dei 500 metri, anzitutto, e una conseguente elevata energia di rilievo. Questo comporta che la maggior parte delle frane e dei movimenti di versante sono movimenti veloci e pericolosi, come possono essere le frane di crollo e le frane e i debris flow. Anche le frane di scivolamento hanno un notevole peso, come vediamo qua un po' la differenza fra Trento e Bolzano, che non è legata a una differenza tra tipi di fenomeni che si sviluppano nei nostri territori, è più legata a un diverso modo di ottenere il dato. Mentre Bolzano è per ora è concentrata quasi tutto su quel che riguarda la pericolosità e il rischio, quindi su dove ci sono infrastrutture, abitati e interventi del servizio geologico, Trento si è andata a rilevare anche fenomeni magari di dimensioni un po' più piccole, come i piccoli frane di scivolamento anche sui versanti. Cosa è servito l'IFI, i fenomeni franosi, questi accatastamento, tutti questi dati? Sicuramente per creare le carte di pericolosità e del rischio. C'è un flusso in questo senso, cioè la conoscenza dell'elemento pregresso, come hanno già detto i colleghi, quindi non mi soffermo. Poi c'è anche il fatto che si può passare da pericolosità a rischio andando a fare ulteriori rilievi di campagna, quindi diventare dei fenomeni franosi diventa importante per la pianificazione del pericolo, ma la pianificazione del pericolo e se stessa con approfondimenti eccetera diventa una fonte di dati per l'inventario dei fenomeni franosi. Questo nostro modo di procedere ci aiuta anche a cercare, a capire in maniera abbastanza real time come sta procedendo il dissesto idrogeologico nel nostro territorio. Gli interventi che poi vengono inseriti nell'IFI ci possono far vedere, come vediamo nel 2000, nel 2007, adesso ho preso solo degli esempi, come effettivamente e quando si sono sviluppati i nostri più fenomeni e più fenomeni franosi. Ogni anno ha evidenze differenti legate probabilmente alla piovosità, ma anche a fenomeni come il vento, anche e soprattutto anche periodi magari di forti intense piogge o però brevi o periodi dove la piovosità è molto lunga. Un'altra cosa è stata istituire, perlomeno per la provincia di Bolzano, una lista di priorità di intervento sulle strade che ci ha insegnato una cosa importante. Da quando noi lavoriamo con una lista di priorità basata sul rischio, sulle strade gli interventi del nostro servizio sono diminuiti, come si vede, dopo il 2003 in maniera netta.
Questo significa che se c'è la conoscenza della pericolosità e del rischio, si può andare a intervenire in maniera corretta, in maniera da abbattere il rischio idrogeologico. Ora, come conclusione, per quel che ci riguarda, abbiamo cercato di mettere a confronto le nostre esperienze per vedere cos'è che è importante per un catasto dei fenomeni franosi. A nostro parere, la cosa più importante è la presenza del geologo, di chi redige il catasto sul territorio. L'importanza sia di un controllo iniziale quando si va a fare il sopralluogo, quando si fa ma anche dopo, i controlli in seguito per vedere la situazione, anche nel momento in cui si istituisce un nuovo perimetro, una nuova frana, andare a controllare effettivamente tutte le caratteristiche che poi possono portare alla conoscenza e alla sua sistemazione. La seconda cosa è che ci devono essere delle informazioni chiare e esaustive, non è detto che devono esserci tutte le informazioni, però le informazioni più importanti come la fotodocumentazione, un'esatta ubicazione e anche una descrizione, non solo a livello banca dati ma anche proprio una descrizione di chi è andato sul territorio, è fondamentale per cercare di capire cosa effettivamente è successo e cosa sta accadendo. E la terza cosa molto importante è quella che in questo momento probabilmente anche altre fonti di informazioni, altre banca dati come può essere quella delle opere di protezione, quelle dei monitoraggi, quelle dei PS, devono essere integrate, non diventare dei doppioni in un'unica banca dati, ma ci vuole un'integrazione delle varie banca dati, importantissima compresa quella anche quella della pianificazione del pericolo. Io spero di essere stata esaustiva e veloce. Mi sentite ancora? Sì, Claudia, molto chiara, sei stata estremamente chiara, molto interessante la presentazione, perché anche ha fatto vedere l'operatività del vostro lavoro. E devi togliere la condivisione, stai condividendo ancora lo schermo. Ok, grazie Claudia. Darei la parola ad Andrea Motti della Regione Umbria. Andrea, prego. Sei in linea. Buongiorno a tutti, questo intervento viene fatto insieme ai colleghi della e altre tre regioni colpito diciamo nel 2016 il territorio del centro Italia e quindi è un intervento fatto insieme con Alessandro Urbani della Regione Abruzzo, Fulvio Colsanto della Regione Marche e Claudia Bettucci della Regione Marche. Allora, che cosa è successo nel 2016? Sempre per memoria, cioè ci sono stati due eventi sismici superiori a magnitudo 6, di cui l'evento più elevato ha registrato una magnitudo di 6.5, è successo diciamo sulla fine di ottobre, il 30 ottobre, e il territorio diciamo coinvolto ha coinvolto principalmente quattro regioni e nello specifico 138 comuni sono stati coinvolti a livello complessivo. Poi che cosa per dare sempre un'indicazione della dimensione, pur essendo queste quattro regioni, queste aree colpite a densità abitativa bassa, giusto per far capire quanto è stato intenso l'evento, in un diagramma, in un grafico che vedete in alto sulla destra, fa capire bene, raffrontato con i due eventi sismici degli anni precedenti, riferite ai sopralluoghi per l'agibilità degli edifici. Nel 2009, nell'area diciamo abruzzese di L'Aquila, poco meno di 100.000 sopralluoghi di agibilità, nel 2012 nell'Emilia Romagna poco meno di 50.000, nel 2016, e mi fermo al 2016 senza andare al 2017,
sopra i 200.000. Ecco, questo rende un po' l'idea dell'intensità che c'è stata. E poi delle indicazioni riguardo ad alcuni finanziamenti, i primi finanziamenti, per dire la verità, per alcuni dissesti che si sono verificati, che sono stati finanziati con alcune ordinanze di quello che mi sa per l'emergenza sisma. Emergenza sisma non è stata solo un'emergenza sismica, ma nel 2017 si è aggiunta un altro evento meteo importante, evento nevoso. Quindi si sono sovrapposte poi contemporaneamente più attiche che hanno aumentato quello che sono stati i problemi verificati sul territorio. Ricordando anche poi che la regione Abruzzo nel 2009 era sempre stata colpita da un'emergenza sismica e quindi chiaramente si sovrapponevano delle problematiche ad altre che erano presenti. Riportiamo alcuni esempi molto in questo senso. Località Castelnuovo. Nei pressi, diciamo, del comune di Campli, di Teramo, potete vedere bene, insomma, che cosa significa una frana improvvisa che ha colpito poi e ha fatto emettere delle ordinanze di sgombero immediate, per individuando poi delle zone, tra virgolette, che tutti quanti noi definiamo come rosse, e poi monitorate tutta una serie di aree che sono lì vicine a questo centro abitato. Un altro esempio ancora che riguarda in questo caso una località del comune civile del Tronto, nello specifico è la località Ponzano, sempre in provincia di Teramo, un'individuazione quindi di una zona rossa e in cui chiaramente, come dice la parola e come tutti addetti al settore, ma non solo gli addetti al settore, sanno bene, nessuno può accedere, è una zona blu, che è una zona tra virgolette nuova, chiamiamola così, in cui gli accessi erano e sono subordinati alla valutazione di dati strumentali e di monitoraggio sull'evoluzione del dissesto. Allo stato è sempre, solamente per dare una fotografia, in caso della regione Abruzzo, al momento sono attivi le attività, tra virgolette, di messa in sicurezza di 22 dissesti per circa 15 milioni di euro. E vediamo dei specifici leggi diversi, in questo caso fanno riferimento al Lazio. Allora, sempre sono state eseguite delle indagini di microzione, diciamo così, in maniera uniforme su tutte le quattro regioni, penso il primo caso italiano, in maniera uniforme. Sono state individuate delle zone di attenzione peristabilita di versante, e queste zone di attenzione sono state individuate sia chiaramente ricomprendendo quelle che erano e che derivavano dai piani di assetto idrogeologico, ma soprattutto ne sono state individuate altre che derivavano dai studi che erano stati fatti di microzonazione sismica del terzo livello, oltre chiaramente all'ingresso in questi studi di quello che era il catalogo IFFI. Bene, esempio, deformazioni gravitative profonde distanti. Si sono verificate, si sono misurate alcuni gradi di attività. Qui diciamo sono alcune località nel comune di Accumoli, sono alcune località San Giovanni, Grisciano e Tino, sono state indate le diverse zone a rischio e zone, diciamo, instabili. Bene, quello in cui vogliamo porre attenzione è che a seguito di alcuni approfondimenti si può dire questo, cioè che allo stato attuale questi fenomeni non sono disattivati, anzi sono attivi in virtuali condizioni,
e quindi sono tuttora in atto e sono stati misurati. Dunque, per fare questo chiaramente c'è stato bisogno di definire alcuni percorsi di metodologia, alcune volte cammin facendo, con alcune fasi d'ingresso, che erano quelle che conoscono abbastanza gli addetti al settore, quindi rilevamento geologico, geofisico, intendendo anche le indagini, l'individuazione dei fenomeni di dissesto di diverso tipo, in questo caso parlavamo delle, come acronimo, di GPV, cioè le deformazioni gravitative profonde di versante, coinvolgendo chiaramente i diversi enti, istituti di ricerca, lavorando, scusate il gioco di parole, ma gruppo di lavoro. Come fase di uscita, chiaramente i risultati, è una delle cose più importanti, la presentazione alla popolazione e il coinvolgimento di tutte le amministrazioni pubbliche. A seguito di questo poi la proposta di aggiornamento del piano d'assetto idrogeologico, in questo caso all'autorità di bacino distrettuale. Nelle Marche, diciamo, sempre parlando di eventi maggiori, è stato creato un database regionale con circa 200 fenomeni gravitativi derivanti, lo ripeto, esclusivamente dagli eventi sismici 2016. Mediamente un 10% dovuto a crolli e un 80-90% alle altre tipologie. Questi di qui sono in fase di definizione gli interventi. In mezzo a questi poi, come vedrete, insomma, poi descritti nello specifico, insomma, ci sono anche le colate di detrito, valanghe, insomma, ci sono quasi tutte le tipologie, diciamo così. Tra le diverse tipologie se ne può vedere qui uno, insomma, del comune di Acquata Terme, che è un distacco di un masso, diciamo così, di qualche decina di metri cubi, che è semplicemente rotolato e poi è finito sulla strada sottostante. E singoli massi agli interi crolli di pareti rocciose, che poi in questo caso erano su versanti montuosi, ma in altri casi hanno interrotto anche strade statali che sono rimaste chiuse anche per 5-6 mesi. Altre tipologie possono essere quelle che sono state chiamate fratture sismogenetiche, non parliamo in questo caso di faglie attive, che è un altro discorso, però ci sono anche queste tipologie. Venendo in Umbria, diciamo così, ci sono stati circa un centinaio di dissesti maggiori. Tra questi di qui forse è utile vederne poi uno è un concentrato di tutte le difficoltà che potevano essere presenti per venire gli enti, perché come proprietà o come rilevanza c'erano tutti, ma sono presenti anche una serie di problematiche di diverso tipo. Alla vostra sinistra vedete la foto di come era prima del 24 agosto, diciamo così, e post 30 ottobre 2016. Località Teutizio, Sant'Eutizio è una località del comune di Preci, siamo in pieno Appennino, diciamo così, questa è una zona che dista solamente 5 km dall'evento principale di magnitudo 6.5. 9 tipologie diverse di problematiche, si va da acquedotti che alimentavano l'intero comune che era completamente danneggiato, crollo di cimiteri con esposizione di centinaia di salme, crolli di piastre di travertino, tanti problemi con le opere di consolidamento precedenti, la presenza di una possibile faglia attiva e capace, come dire, c'era di tutto e di più. Aggiungo poi che quel posto, Sant'Eutizio, è il posto dove è nato il monachesimo occidentale, quindi, come si può capire bene, ha una rilevanza
storica e religiosa molto ma molto importante. Una semplice qui visualizzazione di alcune fasi degli interventi di diverso tipo, in cui c'erano interventi fatti pure dall'alto, oltre che cerchiaggi nelle strutture, con sistemi di monitoraggio interferometrico per fare in modo che chi lavorava a quei posti fosse sempre in sicurezza, cosa che è avvenuto perché non c'è stato nessun problema con gli operai e le ditte e noi stessi che chiaramente operavamo in quelle condizioni. In ultimo, volevamo vedere com'era la situazione della pericolosità, diciamo così, sismica, ma anche della parete di travertino allo stato attuale, e poi ci è venuto in mente, ma come era prima del 2016? Bene, il risultato inaspettato è che, malgrado che è venuta giù tutta la parete di travertino, allo stato attuale ci sono problemi di amplificazione sismica più elevati rispetto a quelli che c'erano nel 2016. Questo chiaramente si è ottenuto con delle modellazioni numeriche, e chiaramente come era per altre analisi degli altri interventi fa capire che ci sono tante situazioni in cui bisogna trovare delle soluzioni non semplici, perché ci sono tante rilevanze e emergenze di diverso tipo. Concludendo, si può dire in questo senso, di un anno e mezzo, eventi sismici con magnitudo maggiore o uguale a C ne sono stati circa 10, che hanno colpito i territori delle quattro regioni, 130 comuni. All'emergenza sismica poi si è aggiunta quella nevosa, ma nevosa perché, a parte le valanghe che ci sono state, che hanno fatto anche in questo caso feriti, poi c'è stato un veloce scioglimento del manto nevoso che ha innescato tante frane. Alcune di queste frane ancora cercano di trovare una soluzione, perché queste soluzioni devono essere trovate individuando quali sono alcuni scenari di pericolosità, perché dipende dalle situazioni che devono essere coordinate insieme anche con una pianificazione di bacino che deve mettere insieme tutti i dati che mano a mano stanno venendo fuori, con tutto quello che era preesistente che forse bisognerà costruire. Bene, questo è il nostro intervento, lo chiudo qui e ringrazio tutti quanti. Grazie a te. E devi chiudere la condivisione, così vediamo. Perfetto, grazie Andrea. A questo punto aprirei la tavola rotonda per avere un contributo da parte del... vediamo se c'è Fausto, che è collegato, che è in questo momento Fausto Guzzetti, direttore dell'Ufficio Terzo del Dipartimento della Protezione Civile. L'ho visto collegato. Ok, adesso... Sì, forse... Eccoci. Buongiorno Fausto, a te la parola per delle considerazioni, insomma, prego. Sì, allora innanzitutto grazie a ISPRA, al suo direttore generale a Bratti per l'invito, grazie agli organizzatori, ad Alessandro e a Claudia, perché è un evento interessante, devo dire è interessante e istruttivo, mi segno parole chiave. E queste sono le due che mi sono venute in mente, ho imparato qualcosa. Ho il piacere anche di portarvi ovviamente i saluti del capo dipartimento Angelo Borrelli. Come sapete siamo ancora in emergenza epidemiologica, il dipartimento è nello stato di configurazione più elevato in S3, questo comporta un impegno anche di tempo del capo dipartimento che, se possibile, è ancora superiore al normale. Ma venendo all'evento di oggi, come vi ho detto, secondo me è stato interessante, o almeno per me è interessante e istruttivo, e vi propongo tre riflessioni che mi sono appuntato dalle cose che ho visto. Una
ci tengo a dirlo, è l'impegno che nel suo complesso il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, diciamo ISPRA, il suo servizio geologico, i servizi geologici delle regioni e delle province autonome hanno profuso, o il sistema intero ha profuso in questi anni, e dobbiamo dirlo anche con delle risorse, come dire, limitate, ce lo possiamo dire che sono state molto limitate, per mantenere, per manutenere, per continuare a portare avanti IFFI, l'inventario dei fenomeni franosi. Questo secondo me di per sé è un fatto estremamente positivo. Come forse qualcuno sa, i più anziani del gruppo lo sanno, con un collega del CNR, Mauro Cardinali, abbiamo l'avventura, o se volete l'opportunità, di sollecitare al tempo la politica. In quel caso era Franco Barberi, che era il sottosegretario alla protezione civile, lavorava nel dipartimento dove adesso lavoro io della protezione civile. Sollecitammo la necessità di una raccolta sistematica di informazioni sulle frane, sulla anche la necessità di produrre delle cartografie delle frane con degli standard omogenei a livello nazionale. Oggi può sembrare strano, ma nei primi anni 90 del secolo scorso in realtà questa cosa non era affatto scontata, e non lo era neanche per decisori politici che erano particolarmente sensibili ai temi ambientali e geologici. Io mi ricordo un allora sottosegretario del Ministero dell'Ambiente che mi disse: ma perché dovremmo cartografare le frane? In fondo sono dei punti nel territorio. Questo me lo ricordo molto, molto bene. Devo dire che a quei tempi, era il 97 se ricordo bene, da allora di lavoro ne è stato fatto, e soprattutto il grosso del lavoro è stato fatto da voi. La seconda riflessione riguarda invece, secondo me, il futuro, e sconta forse la mia, come dire, origine di ricercatore, che non ho ancora lasciato, anche se adesso faccio un altro lavoro. Io penso che il progetto, e più in generale tutta la comunità che ha sviluppato, si è coagulata attorno a questo progetto, e di per sé questo è un fatto importante, debba provare ora a percorrere una strada che, lasciatemi dire, altre scienze, vere e proprie scienze, hanno percorso in passato, spostando un po' l'attenzione e anche lo sforzo economico, dall'inventario alla produzione invece di modelli previsionali, con uno slogan, direi, dall'osservazione alla previsione. Con buona pace dell'amico Ceriani, non sono convinto che quello che ha detto sia corretto, ma ne possiamo discutere. Io penso che questo possa, e se dipendesse da me, dovrebbe essere un passo strategico, che certo non è semplice, non è privo di conseguenze, ma io sinceramente invito la comunità che si è aggregata attorno a IFFI, ISPRA, i servizi geologici delle regioni e delle province, a considerarla con attenzione questa possibilità, perché ritengo che questa potrebbe diventare una scelta che ancora rilancia più di prima in campo politico, nello spettro dei decisori, il valore di un progetto come IFFI. La terza e l'ultima riflessione è legata in parte alla precedente, e riguarda un tema secondo me cruciale, che sta soprattutto in questi tempi, che è il tema della qualità dei prodotti. Un tema che qualcuno di voi lo sa, mi ha interessato per tantissimo tempo, nel periodo in cui da ricercatore o prima producevo mappe, e poi utilizzavo mappe delle frane. Sappiamo tutti, o perlomeno tutti quelli che sono attorno a questo tavolo virtuale, che non tutte le carte inventario sono diverse, sono uguali, non tutte hanno la stessa qualità. Quello che anche sappiamo è che non esistono standard comuni per definire la qualità. Forse non saremmo neanche d'accordo nel definire che cosa si intende per qualità di un database, di un archivio, di una mappa delle frane. E questo, il fatto di non avere anche come comunità dei criteri condivisi, non dico degli standard,
se volete io punterei a degli standard de facto, perché nel momento in cui la comunità li accettasse andrebbero benissimo lo stesso, non abbiamo bisogno di un ISO, però abbiamo bisogno dei criteri comuni per definire la qualità dei prodotti che generiamo. E questo, guardate, secondo me è importantissimo. Nel 2020 è un limite di questo progetto, ma in generale di moltissime cose che facciamo in termini di cartografia e di prodotti geologici. Altre discipline, altre branche delle scienze ambientali hanno speso su questo punto molto di più, si sono impegnati molto di più e hanno acquisito anche a valle di questo una, passatemi il termine, credibilità superiore nei confronti dei decisori, perché riescono a misurare la qualità di quello che fanno. Non è una cosa semplice, non è che schioccando le dita domani mattina ce l'abbiamo o ce l'avrete, ma credo sia molto, sarebbe una cosa molto importante da realizzare. Con questo concluso e grazie ancora veramente per l'invito e l'opportunità. Sì, grazie Fausto. Su questo ultimo punto della qualità mi sembra estremamente importante. Nel tavolo istituzionale che abbiamo come ISPRA e Regioni, quindi all'inventario dei fenomeni frenosi, era proprio uno dei punti diciamo all'ordine del giorno. Su questo direi che intanto vorrei farti un invito informale a te, al tuo ufficio, insomma alla tua struttura tecnica, per poter contribuire nell'ambito di questo tavolo, perché era proprio nostra intenzione attivare un gruppo di lavoro per capire come migliorare la qualità del dato e dare quindi prestigio e validità al dato. Molto volentieri. Okay. Perfetto, grazie Fausto. Darei la parola a Oriana Cuccu del NUVAP. Prego Oriana, puoi attivare il microfono. Sì, grazie Alessandro. Allora, io farò un intervento breve ripartendo dalla cosa che ha detto il direttore Bratti all'inizio, cioè ricordando che questo progetto è stato possibile, questa piattaforma è stata possibile anche grazie al contributo del Pond Governance, e ci tengo a ricordarlo perché il NUVAP insieme all'Agenzia per la Coesione è stato proponente di questo progetto di misurazione statistiche ambientali che è appunto attuato e realizzato dall'ISPRA, perché noi siamo fermamente convinti che il miglioramento delle informazioni sia la base per fare una buona programmazione, per attuare delle policy veramente corrispondenti ai fabbisogni territoriali. E per questo ringrazio l'ISPRA di questa iniziativa di presentazione e anche di avermi invitato a parlare. Noi ovviamente siamo nel progetto con ISPRA di misurazione. Guardiamo tanti altri fenomeni, anch'essi meritevoli di approfondimenti, di conoscenze maggiori, parlo dei cambiamenti climatici, della qualità dell'aria, quindi un progetto ampio che riguarda i vari temi ambientali. E sul dissesto in particolare, diciamo, noi abbiamo adottato nel 2014-2020 degli indicatori, periodo di programmazione comunitario, degli indicatori comuni per tutti i programmi operativi regionali che sono appunto l'esposizione a rischio, cioè la popolazione esposta al rischio di frane e alluvioni, che quando noi abbiamo siglato l'accordo di partenariato in realtà non erano disponibili ancora, c'era solo una nostra promessa fatta alla Commissione europea che da lì a breve questi indicatori sarebbero stati disponibili, e così è avvenuto, e in effetti con ISPRA appunto questi indicatori ormai sono disponibili, sono normalmente utilizzati dalle amministrazioni titolari di programma, e quindi bene, è stato un passo avanti. Poi sappiamo, ha ricordato adesso il collega Luzzetti, che insomma c'è sempre un problema di qualità migliorabile, però si procede per step, dal nulla si arriva a un indicatore che approssima, poi si migliora ulteriormente, perché poi la perfezione, no? Non c'è mai, si raggiunge piano piano. Perché diciamo il Dipartimento delle Politiche di Coesione investe così tante risorse nella conoscenza? Ripeto, perché siccome noi facciamo attività di coordinamento, no, della programmazione destinata alla riduzione dei divari territoriali, cioè la cosiddetta politica di coesione comunitaria e nazionale, per noi
le conoscenze e i dati sono la base per fare una buona programmazione, ma sono anche la base per seguire nel tempo quello che si sta facendo, sono una base importantissima per poi valutare, una base, uno strumento utile per fare quelle attività di valutazione degli esiti delle politiche messe in campo che sono fondamentali. Quindi diciamo, fa parte proprio della mission, no, del nostro dipartimento, quello di sostenere comunque il miglioramento della qualità dei dati e delle informazioni. D'altra parte, come credo sappiate tutti, la politica di coesione dà un contributo notevole in termini finanziari alla, no, alla lotta contro il dissesto idrogeologico. Abbiamo fatto proprio in questi giorni, ricostruito un perimetro utilizzando i dati che sono pubblicati nel portale Open Coesione, che rende pubbliche tutte le informazioni che si trovano nel sistema nazionale di monitoraggio obbligatorio che tutte le amministrazioni alimentano, e diciamo il 31 dicembre 2019, guardando ai due cicli di programmazione 2007 e 2013, sono stati caricati progetti, circa 7.000 progetti a valere sulla politica di coesione, per un importo di finanziamento totale pubblico pari a 7,5 miliardi. Di questi progetti, circa 3.000 sono stati già conclusi o liquidati, insomma, completati, e per un valore di circa 2 miliardi. 3.000 progetti per 4,5 miliardi sono ancora in corso di rilevazione. Questi pochi dati indicano bene quanto la politica di coesione contribuisca a, no, a questa politica, se si tratta di cifre importanti, e che anche se abbiamo dovuto osservare molte difficoltà attuative, diciamo, in realtà le risorse teoricamente programmate a questo fine sono anche di gran lunga superiori, ma riescono a mobilitarsi sul terreno in maniera molto lenta. Insomma, magari avremo modo anche in altre sedi, no, di avere degli scambi sul perché è così difficile portare a casa queste politiche, perché sono diversi anni che, insomma, mettiamo a disposizione sul piatto, no, risorse consistenti, e diversi anni che dobbiamo osservare che, no, si arranca un po', diciamo, nel portare a terra. E questo contributo così importante è confermato anche nel ciclo di programmazione 2021-2027, che voi sapete che, insomma, già nello scorso anno, durante tutto il 2019, noi abbiamo avviato un ampio confronto partenariale per la costruzione del nuovo accordo di partenariato per il ciclo di programmazione, e durante questi tavoli che abbiamo organizzato nell'ambito dell'obiettivo di Policy 2, che è un'Europa più verde, cioè quello che tratta sostanzialmente tutti i temi ambientali, l'obiettivo specifico volto alla riduzione dei rischi, no, connessi ai cambiamenti, che volto all'adattamento al cambiamento climatico, e la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi, è stato individuato unanimemente da tutto il partenariato, sia istituzionale che socio-economico, come uno degli obiettivi altamente prioritari. In questo, in accordo con quanto indicato anche dalla Commissione europea nel country report paese, dove indica, no, in un allegato specifico, indica dove secondo loro in Italia devono essere orientati i fondi comunitari. Nell'ambito di questa discussione, diciamo, vi riporto solo gli elementi salienti di questa discussione, e d'altra parte i documenti dei tavoli sono disponibili sempre nel portale di Open Coesione, quindi chi è interessato a vederne i dettagli può trovare lì l'esito di questo ampio confronto partenariale. Preme qui ricordare soltanto che ovviamente è stato unanimemente ribadito che vada adottato un approccio preventivo a scala di bacino idrografico. Questo è il punto principale, nella consapevolezza di tutti quelli che hanno partecipato al confronto. Il Dipartimento di Protezione Civile insieme a noi sedeva nel coordinamento insieme a regioni e ad altre amministrazioni centrali competenti, ad esempio il Ministero dell'Ambiente. Ed è questo molto importante, perché a questo sono state associate anche delle tipologie di interventi, cioè la consapevolezza che l'Italia, purtroppo, se si guarda le risorse spese nel corso degli ultimi 20 anni, questo lo insegnate
voi a me piuttosto che io a voi, ma insomma, guardando i numeri vediamo che spendiamo sull'emergenza una montagna di soldi che non è comparabile con i soldi che noi spendiamo, no, per evitare che queste emergenze si verifichino. E dunque sono state individuate anche delle tipologie di intervento, ne evoco solo alcune rispetto a questo approccio integrato e preventivo a scala di bacino, che danno un po' il segnale di quello che, no, si vorrebbe si facesse. Si è parlato molto di infrastrutture verdi, di manutenzione dei reticoli idrografici, cioè di tutte quelle cose che sono, diciamo, più tecnicamente credo, no, possono svolgere una funzione preventiva e di riduzione, no, del rischio. E ovviamente tutto il tema che oggi è emerso con chiarezza, ma che anche al tavolo era emerso, seppure con minore profondità tecnica, perché sono tavoli di confronto che non possono arrivare ad eccessivi dettagli, però questo tema del monitoraggio degli interventi che si realizzano durante il tempo, quello che voi dite, il monitoraggio della frana, è una delle cose essenziali e senza il quale appunto si rischia di veramente utilizzare male le risorse e non ottenere i risultati sperati. Per quanto riguarda le potenzialità offerte da questa piattaforma, io credo che ce ne siano moltissime. Per noi, per esempio, sarebbe di estremo interesse sovrapporre a queste mappe i dati della programmazione. Quindi noi, per un esperimento che vogliamo fare, e lo faremo sicuramente coinvolgendo Alessandro, prendiamo dal nostro portale Open Coesione, che comunque dà la localizzazione degli interventi, che lì arriviamo a scala comunale, e quindi abbiamo la lista di tutti i progetti che abbiamo realmente finanziato, li vorremmo sovrapporre alle mappe di pericolosità e di rischio e guardare, perché questo è uno strumento potente di analisi, di conoscenza di quello che si fa e sulla cui base appunto fare delle valutazioni per fare meglio in futuro. Ovviamente questa cosa sarebbe utilissima anche con riferimento a tutte le altre politiche che tuttavia non hanno delle, diciamo, delle banche dati così strutturate, quindi inizieremmo da lì, ma l'operazione grande da fare secondo me è sovrapporre la programmazione alle mappe di pericolosità e averle sempre sotto controllo per dare delle indicazioni molto forti al decisore politico. Noi fra l'altro, diciamo, proprio in preparazione, con questo concludo, in preparazione del ciclo di programmazione 2021-2027, abbiamo organizzato nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione ed in collaborazione con la rete dei nuclei e di alcuni nuclei in particolare, stiamo facendo un lavoro preparando un contributo per le autorità di programmazione e con le autorità di programmazione per valorizzare al massimo le conoscenze disponibili. Perché questa, che pure pare una banalità detta così, in realtà non lo è nella pratica, nel senso che è molto importante che tutte le conoscenze vengano sfruttate e utilizzate al meglio per prendere delle decisioni consapevoli. Grazie, per ora mi fermo, poi magari se c'è un po' di dibattito. Sì, grazie Oriana. Devo dire che non posso non condividere il fatto che i dati siano alla base delle decisioni e questa poi è anche abbastanza una novità in realtà, perché devo dire qualche anno fa, proprio poi darò la parola a Erasmo, proprio la presidenza del Consiglio mise intorno a un tavolo tutti i soggetti tecnici, gli enti di ricerca per supportare le decisioni. Cioè dice, beh, fatemi vedere i dati, dove sono i problemi e quali possono essere le soluzioni a questi problemi. Quindi questa cosa dei dati sono d'accordo. Per quanto riguarda la questione dei tempi, hai ragione, noi abbiamo fatto delle statistiche utilizzando i dati contenuti nel repertorio nazionale degli interventi di difesa del suolo, la cosiddetta piattaforma RENDIS, e effettivamente abbiamo un tempo medio di realizzazione di 4,7 anni per opera, per intervento, e il tempo che va dal finanziamento alla progettazione, alla realizzazione e poi al collaudo, e questo è un tempo lungo. Ci sono indubbiamente dei tempi, il tempo della progettazione, la parte della gara d'appalto, diciamo che una gara europea ci mette un minimo di 12 mesi, poi ci sono i ricorsi, eccetera, quindi è una materia che peraltro Erasmo conosce molto bene, e quindi passerei a lui la parola. Per quanto riguarda l'ultima cosa che mi sono dimenticato, assolutamente sì, proveremo a lavorare insieme
per sovrapporre diciamo, le misure finanziate con i fondi strutturali sulle nostre mappe nella piattaforma e per dare insomma dei riferimenti. Ok, grazie Oriana. Darei la parola a Erasmo D'Angelis, segretario generale. Grazie. Grazie Alessandro, grazie a tutti voi perché anch'io ho imparato tante cose oggi e c'è dietro la piattaforma Open Data Open Source, c'è davvero un grandissimo lavoro ed è un livello, uno dei livelli di eccellenza di questo paese. Tanti lo hanno detto, noi abbiamo bisogno oggi di fare un salto di qualità necessario, un altro step, come diceva Oriana Cuccu poco fa, ho sentito parole appunto come investire, integrare, unificare, condividere, uniformare le cartografie, gli standard, aggiornare il catasto real time, una modellistica previsionale anche per aree, insomma, che è una cosa molto importante, ci stiamo lavorando anche noi, poi ve lo racconto, grazie ai fondi appunto del Dipartimento di coesione. Ecco, noi dobbiamo imparare a fare una cosa, perché lo Stato poi è articolato un po' a compartimenti stagno, quindi nessuno si parla, nessuno, è importantissimo questo incontro, perché ecco, integrare significa fare quello che stiamo facendo, incrociare sempre più i nostri archivi di strumenti in campo, che sono tanti, dalla protezione civile, università, ISPA, insomma tutto quello, le regioni, e fare questo enorme lavoro. È in corso, devo dire, un enorme lavoro dei cinque distretti per l'aggiornamento delle pianificazioni di bacino con i piani di assetto idrogeologico, e come sapete sono le nostre competenze fondative, no? E quelli sono strumenti ufficiali, perché tutto deve finire lì, perché sono gli strumenti ufficiali approvati, pubblicati in Gazzetta Ufficiale con il decreto del Presidente del Consiglio e poi sul quale si basano gli strumenti urbanistici e sui quali piovono anche tanti ricorsi, e quindi diciamo facciamo fronte anche a questa parte qui, perché ci sono fortunatamente anche tanti divieti. Facciamola in fretta, perché noi siamo un paese davvero con una tale rischiosità, talmente esagerata o talmente naturale o naturalmente esagerata, diciamo come chiamatela, chiamiamola come la vogliamo chiamare, che davvero perdere la memoria non va bene. Noi siamo un paese purtroppo smemorializzato, abbiamo perso la memoria appunto di essere la penisola che siamo, cioè una penisola franosa in mezzo al mare, montuosa, collinare, e basta dare un occhio all'orografia, alla morfologia, come siamo fatti, ed è tutto evidente. 301.000 chilometri quadrati, e di questi 106-110.000 sono montagne, 125.000 sono colline, e quello che rimane, 60-70.000 chilometri quadrati, nemmeno il 20-25% è pianura. Quindi siamo un paese montuoso e collinare, e lo siamo talmente che forse la città capitale europea delle frane è Roma. È Roma, la città dei sette colli, dove abbiamo perso la percezione dei colli, ma ha 382 aree in frana in questo momento, 382, quindi tanta roba, no? Che si aggiunge poi a tanti altri rischi. Allora, questi numeri già, diciamo, dicono tutti, sono numeri che poi si incrociano, come sappiamo bene, con tanti inneschi, la giovane natura geologica dei suoli e del sottosuolo, montagne, colline che hanno terreni abbastanza argillosi, abbastanza sabbiosi, quindi incoerenti, condizionati da erosioni, venti, gelo, siccità, e da che cosa? Dall'acqua. E qui appunto dobbiamo ritrovare di essere un paese d'acqua e nell'acqua, perché siamo il paese più ricco d'acqua d'Europa, con più piogge di tutta Europa, cioè è una cosa che a me ogni volta che la dico fa impressione, però 300 miliardi in media di piogge all'anno negli ultimi 50 anni è veramente una cosa, c'è cioè una dotazione che in Europa, forse nel mondo,
non ha nessuno. Questo significa avere una quantità anche di corsi d'acqua di varie dimensioni, sono quasi 7.500, più ricco patrimonio idrologico d'Europa, non li ha nessuno, li abbiamo noi, sono fiumi e corsi d'acqua molto pericolosi perché sono torrentizi, non sono fluviali, chiamiamoli così, ma sono torrentizi, quindi bastano poche piogge per farli, insomma, per far innescare tante cose. Ecco, questo, diciamo, se ci aggiungiamo il tema di cui, insomma, sollevato da Oriana, cioè quando lei diceva giustamente facciamo il passo in avanti di incrociare le nostre mappe con la programmazione, è il tema dei temi, è il tema dei temi, perché guardate, noi abbiamo tanti rischi, tanti morti, tanti danni, tantissimi danni, e perché abbiamo fatto un salto di occupazione dei suoli spaventoso che non ha fatto nessuno al mondo, dal 2,7% dei suoli occupati fino al 1950, nei 2-3 mila anni di nostra storia culturale, al 7,6 di oggi, cioè in pochissimi decenni abbiamo quasi triplicato cemento, asfalto, l'impermeabilizzazione dei suoli, anche in aree franose, e per questo diciamo in aree alluvionali. Quindi diciamo questa mosaicatura di Ispra che dovremmo tutti condividere, dovremmo davvero diciamo tutti integrare, deve rispondere alla diciamo alla nostra esigenza di avere diciamo un paese con più conoscenza dei rischi, più coscienza dei rischi, pianificazioni corrette sulla base dei PAI, controlli con tecnologie le più avanzate e in real time. Ecco, noi grazie al Dipartimento di Coesione da un anno lavoriamo ad un progetto, al progetto Restart, non rischiamo più, che è nato nei 138 comuni dell'area colpita dai sismi 2016-17. Lì è in corso un lavoro che stupisce anche noi, per quanto è bello, per quanto è importante, per quanto diciamo siamo entusiasti di farlo e ci sta impegnando anche con tanti esperti e anche con le regioni, i comuni e le università. E cioè lì stiamo costruendo una piattaforma tecnologica multistrato, stratificata con i vari rischi, ed è una piattaforma che utilizza una vasta gamma di tecnologie, dai sensori fissi, mobili, al telerilevamento da satellite, delle varie agenzie spaziali europee, l'agenzia italiana, insomma controlli a terra, cioè davvero tutto quello che c'è lo stiamo utilizzando per creare questo zainetto digitale che forniremo alle regioni, ai comuni, ai professionisti e ai cittadini, cioè dal satellite allo smartphone noi dobbiamo avere sotto mano costantemente la realtà del nostro paese, la realtà dei rischi. E c'è anche, appunto, lo diceva prima, mi ricordo Andrea mi pare, forse no, la microzonazione sismica conclusa in tutta l'area colpita dal terremoto, che è una cosa, diciamo, una conoscenza in più molto di dettaglio, straordinariamente importante. Questo significa per tutti noi fare i conti con la nostra rischiosità, il rischio sismico, il rischio frana, il rischio alluvione, quindi diciamo avere un'idea chiara di dove siamo e soprattutto, appunto, quello che diceva prima Oriana, di come programmiamo noi le cose, di come pianifichiamo per non rischiare più o comunque rischiare molto meno. Quindi io davvero vi ringrazio, noi come distretto, ma credo di poter parlare anche a nome degli altri segretari generali, siamo più che disponibili a fare questo lavoro di integrazione. Grazie. Grazie Erasmo, grazie insomma, per il tuo contributo sempre di altissimo valore, con profilo sempre alto. Allora darei la parola a Lorenzo Benedetto del Consiglio Nazionale dei Geologi. Sì, grazie Alessandro. Saluto tutti gli intervenuti e grazie per l'invito
agli organizzatori, al direttore Bratti, anche a nome del presidente Peduto e dell'intero Consiglio Nazionale dei Geologi. Dunque, molte delle cose che dirò evidentemente sono state già dette, quindi mi piacerebbe però soffermarmi su alcuni aspetti un po' più generali poi della questione della gestione del rischio idrogeologico. Ad ogni modo, diciamo, la partecipazione a questo evento, l'apporto che abbiamo dato alla realizzazione di questo progetto, modesto peraltro, avete fatto tutto voi, e più in generale, diciamo, tutte le attività che il Consiglio Nazionale sta sviluppando insieme ad ISPRA, si inquadrano, lo volevo ricordare, nell'ambito di un'intesa di collaborazione che c'è tra CNG ed ISPRA e per la condivisione, diciamo, reciproca delle informazioni, con lo scopo ovviamente di rendere accessibili i dati delle vostre banche dati, che sono circa una quarantina, in cui entra anche nella famiglia entra anche la piattaforma di cui stiamo parlando, e ovviamente per diffondere anche e veicolare le attività del CNG attraverso pubblicazioni, articoli, insomma, e in questo modo ampliando la visibilità reciproca sia di CNG che di ISPRA. Dunque, in merito a questo progetto specifico dal quale è nata questa nuova piattaforma denominati Idrogeo, io, Alessandro, vorrei davvero congratularmi con ISPRA, perché è un risultato, come diceva Erasmo, di eccellenza, e anche con chi ha contribuito ovviamente per il lavoro svolto e per il risultato ottenuto. Io ho avuto modo di testarla nella fase di collaudo, come sai, e devo dire che rappresenta veramente uno strumento assolutamente innovativo di condivisione e diffusione dei dati e dunque della conoscenza, che, come già in molti hanno ricordato, rappresenta il presupposto fondamentale per attuare efficaci politiche e azioni di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico. Tra le diverse opportunità che la piattaforma offre, mi piace ricordare il modo straordinariamente semplice ed immediato con cui si possono elaborare i dati sul rischio, cioè mappe, report, in modo peraltro multiscalare, cioè partendo da livelli nazionali fino ad arrivare al territorio comunale o alla singola frana, che in parte peraltro ci hai mostrato nella presentazione. Ma penso per esempio anche all'utilizzo che ne può essere fatto della piattaforma, che se ne può fare in campo per le attività professionali, per esempio nel corso dei rilievi per le pratiche professionali. Nella fase sperimentale della piattaforma, a cui è stato fatto cenno, che servirà per testare il sistema, l'attività comunque che ci vedrà maggiormente coinvolti come Consiglio Nazionale, con un approccio ovviamente di tipo collaborativo, è quello dell'uso applicativo che consentirà di effettuare le segnalazioni dei nuovi eventi franosi da parte anche dei professionisti geologi che operano quotidianamente sul territorio e che quindi lo conoscono e possono dare in questi termini un valido contributo, ovviamente coinvolgendo anche i nostri ordini territoriali. Peraltro ce ne hai dato anche qualche esempio nella presentazione. Io volevo fare anche un breve passaggio sui dati del dissesto idrogeologico. L'ultimo rapporto che voi avete fatto nel 2018, 91% dei comuni a rischio, 7 milioni e mezzo di persone vivono in territori a rischio molto elevato ed elevato per frane ed alluvioni, peraltro in uno scenario di cambiamenti climatici in atto, con eventi sempre più estremi e frequenti che ovviamente aggravano ulteriormente. Che rappresentano più del 75% di quelle censite in tutta Europa, e dunque uno scenario così ampio e complesso non può ovviamente che essere affrontato mettendo in campo delle soluzioni integrate,
cioè volte non soltanto a realizzare degli interventi di tipo strutturale, di messa in sicurezza, opere e quant'altro, che anche se utili e necessari, ovviamente non possono consentire da soli la risoluzione di tutte le criticità presenti sul territorio, come ci ha ricordato anche Ceriani. Risulta utile pertanto anche adottare delle azioni con i cosiddetti interventi non strutturali. Faccio qualche esempio: presidi territoriali, sistemi di monitoraggio di cui si è parlato e di allerta, realizzazione di attività di manutenzione e più in generale, diciamo, di prevenzione del rischio. Non a caso si parla ormai di gestione, come sappiamo, e non più di annullamento del rischio, perché il rischio zero ovviamente non esiste. Poi si è accennato ai PAI, è vero, abbiamo fatto tantissimi passi in avanti in termini di conoscenza degli scenari, che poi ovviamente sono confluiti nella piattaforma, però anche questi dati ovviamente hanno bisogno di essere aggiornati. Noi abbiamo PAI che hanno degli aggiornamenti agli inizi degli anni 2000, cioè quando sono stati realizzati per la prima volta. Poi si parlava degli interventi non strutturali, dunque io li vorrei accennare qualcuno rapidamente, anche se ovviamente non c'è il tempo di svilupparli tutti nel dettaglio, però diciamo cominciamo, parliamo del, è stato detto, aggiornamento e approfondimento dei piani di assetto idrogeologico. Come vi dicevo prima, c'è un'evoluzione continua, una dinamica geomorfologica del territorio che non può non essere presa in considerazione, anche come dicevo in relazione ai cambiamenti climatici. Quindi i piani vanno continuamente aggiornati e per questo ci occorrono delle risorse che ahimè non sono state messe in campo ormai da circa 20 anni, cioè da quando i piani sono stati realizzati all'inizio, subito dopo Sarno, le alluvioni di Sarno e di Soverato. E qui c'è il segretario dell'autorità di bacino distrettuale che me ne può dare testimonianza. Oggi ci sono grosse difficoltà per aggiornare questi strumenti fondamentali, che pure rappresentano un'eccellenza a livello europeo, a livello direi mondiale. Importante è anche l'adeguamento della pianificazione urbanistica, ci sono stati diversi interventi che l'hanno richiamata, anche il collega Fabrizio Craniz. I comuni dovrebbero impegnarsi di più nel recepire la pianificazione di bacino nei propri strumenti per evitare di continuare a costruire in aree pericolose e di attuare dunque uno sviluppo compatibile e sostenibile con l'assetto territoriale. Vorrei accennare anche alla necessità del monitoraggio e del presidio territoriale, che rappresenta un tema fondamentale. Il territorio, è stato anche detto, va tenuto costantemente sotto controllo, sia attraverso strumentazioni adeguate per coglierne, diciamo, le modifiche che possono essere premonitrici di dissesti incipienti, ma anche tramite un presidio continuativo ed esperto del territorio da parte dei geologi e non solo, non soltanto in emergenza ma anche in tempo di pace. Poi abbiamo un altro tema, la redazione e l'attuazione dei piani di protezione civile, che potrebbero rappresentare un supporto operativo fondamentale per la gestione delle emergenze al fine di ridurre il danno, soprattutto in termini di salvaguardia della vita umana. Tutti i comuni ce li hanno, pochi li applica, non vengono comunicati, non vengono fatte esercitazioni, i cittadini non vengono informati, motivo per cui nella stragrande maggioranza dei casi risultano del tutto inefficaci. Quindi occorre un'informazione anche alla cittadinanza su questo. Occorrono infine anche maggiori investimenti anche nella manutenzione del territorio, che non deve riguardare solo i fiumi e i torrenti, ma anche i versanti, che quando vengono abbandonati ovviamente diventano, con causa di fenomeni di dissesto,
l'esempio del viadotto distrutto da una frana sulla 6 Savona-Torino ne è un ultimo esempio. Ovviamente per realizzare tutte queste azioni, azioni non strutturali, occorrono adeguate risorse finanziarie che attualmente purtroppo sono assolutamente insufficienti, senza se e senza ma. Molti erroneamente ritengono che queste azioni siano a costo zero. Non è così. Costano sicuramente molto di meno delle opere strutturali, ma possono dare un contributo molto significativo alla prevenzione ed in maniera diffusa su tutto il territorio. Vi ricordo che alcuni studi, come che voi conoscete, indicano che per ogni euro investito in prevenzione se ne possono risparmiare fino a 10 in fase di emergenza. Vado alla conclusione ricollegandomi di nuovo alla piattaforma, che è essa stessa un'azione non strutturale e che, oltre ad essere utile ovviamente nel definire quelle che sono le aree sulle quali ad esempio occorre intervenire prioritariamente, ovviamente rappresenta anche uno strumento di supporto funzionale fondamentale anche per l'implementazione e lo sviluppo di tutte queste azioni di cui vi ho rapidamente parlato. Io vi ringrazio per l'attenzione. Ho concluso. Sì, grazie Lorenzo, grazie mille. Adesso prima di fare ulteriori interventi eventualmente, vorrei passare la parola a Carla Iadanza dell'ISPRA per avere un feedback sulle domande che ci sono state, gli argomenti, se vogliamo qualcuno può rispondere qui dei relatori, ecco, se c'è qualcuno. Sì. Allora sì, innanzitutto, allora, per quanto riguarda proprio, diciamo, la disponibilità dei materiali di questo webinar, quindi il video della, diciamo, della registrazione del webinar sarà disponibile da dopo la diretta sul canale YouTube ISPRA, le slide le presentazioni del webinar verranno rese disponibili sulla pagina del sito web ISPRA. Per quanto riguarda, ci sono state numerose domande sulla disponibilità dei dati dei servizi WMS, e per questo, diciamo, nella nuova piattaforma è stata implementata proprio una pagina open data per andare incontro appunto a queste esigenze. Allora, poi ci sono, diciamo, delle considerazioni generali che sono state fatte nella chat. Ci vediamo. Carla, mi senti? Eccoci. Sì. Okay. Allora, delle considerazioni generali. Così sentiamo meglio. Tanto ormai ci stiamo avvicinando alla conclusione, ma non c'è fretta. Prendi tutto il tempo che vuoi. Ok, delle considerazioni generali che sono state fatte nella chat. Allora, sull'importanza sicuramente dell'andare a individuare quelle che sono le frane più critiche dal punto di vista, diciamo, del rischio per centri abitati e infrastrutture. Qui per esempio c'è l'esperienza proprio dell'ARPA Piemonte nell'individuazione appunto delle frane, un livello di approfondimento appunto su quelle che sono le frane più critiche. Allora, poi altre considerazioni riguardano l'importanza delle reti regionali di monitoraggio, proprio dell'avere delle strutture ad hoc per il monitoraggio sul territorio regionale, e considerazioni sull'importanza dell'attivazione dei presidi territoriali. Con altre considerazioni, per esempio da parte dell'autorità di bacino distrettuale del Po, di grande apprezzamento per questi processi di condivisione e integrazione della conoscenza. Sono delle domande che riguardano per esempio l'inventario IFFI, ci hanno chiesto per email di chiarire meglio qual è la copertura temporale delle frane censite nell'inventario. E questa puoi rispondere, Carla, qualcuna puoi anche rispondere tu se vuoi. Rispondo io, quindi le frane, diciamo, censite nell'inventario IFFI come periodo temporale vanno dal 1116 al, diciamo, 2017, che sono, diciamo, la data
della frana con data di attivazione più antica contenuta nella banca dati e la data della frana con la data di attivazione più recente. Quindi diciamo, mentre diciamo il pulsante che consente di visualizzare gli eventi si riferisce agli ultimi 3 anni, mentre invece tutte le frane censite e mappate coprono in realtà un periodo temporale molto ampio. Poi un'altra domanda ci chiede appunto, riguarda appunto il processo delle segnalazioni, chi al momento può fare queste segnalazioni e come verranno utilizzate. E quindi a proposito di questo, diciamo, al momento viene avviata questa sperimentazione delle segnalazioni per i funzionari delle pubbliche amministrazioni, quindi per esempio per i tecnici comunali e per i professionisti della rete delle professioni, che potranno appunto inserire a sistema nella piattaforma segnalazioni di nuove frane, e le segnalazioni saranno proprio utili per contribuire quindi all'aggiornamento della banca dati, quindi verranno utilizzate diciamo dalle strutture tecniche poi regionali che operativamente lavorano su IFFI e come punto di partenza, diciamo come una delle fonti di informazioni per l'aggiornamento dell'inventario. Sì, direi questi, diciamo, i print. Ah, e poi un'altra considerazione fatta spesso in chat riguarda soprattutto le aree a pericolosità da frana, e quindi innanzitutto un chiarimento, quindi le aree a pericolosità delle mesacature, quindi hanno come fonte i piani di assetto idrogeologico, i PAI, e quindi riguardano aree in cui abbiamo non solo frane già verificate, sì, ma anche delle aree potenzialmente suscettibili a nuovi fenomeni franosi, e una delle considerazioni che viene ripetuta molto spesso è proprio quella di lavorare per raggiungere una maggiore omogeneità a livello nazionale nelle metodologie adottate per la valutazione della pericolosità da frana nei piani di assetto idrogeologici. Sì, queste le considerazioni principali. Ok, grazie. Non so se poi c'è, quindi non ci vuoi fare, ci sono delle domande specifiche per... La domanda diciamo specifica era sempre un focus in Piemonte sulla zona della Val di Susa e più in generale diciamo sull'importanza delle zone percorse da incendi, quindi come fattore poi predisponente per l'innesco di frane, e quindi poi quindi in generale poi come si procede per il monitoraggio in queste zone. Grazie Carla. Non so se Luca Lanteri che ci ascolta vuole intervenire su quest'ultima domanda, quindi la relazione tra incendi e aumento della probabilità di innesco di fenomeni franosi. Beh sì, la relazione è sicuramente dimostrata e palese. Mi pare si parlasse di monitoraggio di tratte di strada, appunto c'è stato il caso del 2018 in Val Susa dove gli incendi hanno portato a un aumento della franosità, soprattutto insomma gli effetti sono stati frane superficiali o colate. Si parlava di monitoraggio, sono fenomeni difficilmente monitorabili soprattutto su un'area così estesa. Diciamo che più che il monitoraggio strumentale in questo caso è molto importante il monitoraggio diciamo visto come presidio del territorio da parte degli enti locali, quello sicuramente è importante. Nel 2018 ad esempio la frana che ha colpito Bussoleno ha avuto comunque dei precursori, perché si è visto un aumento del carico solido portato dal corso d'acqua che poi in occasione di un evento particolarmente intenso ha colpito la parte di centro abitato. Quindi sicuramente il monitoraggio visto come attenzione sul territorio è importante. Poi lì c'erano questioni più legate alla pianificazione e in generale insomma sono quelle che poi abbiamo discusso abbondantemente in questo seminario. Ok, grazie Luca Lanteri. A questo punto direi che se ci sono altre domande possono essere sempre inviate per email appunto alla nostra email che è progettoiffi@isprambiente.it.
Se non ci sono altre considerazioni, io chiuderei il webinar. Ringrazio tutti i relatori che hanno partecipato e volevo dirvi che ci sono stati oltre 500 utenti che hanno seguito la diretta su Facebook e questo mi sembra comunque un buon risultato. Da adesso dovremo lavorare, come diceva Fausto, in dei tavoli comuni per migliorare la qualità del dato e per insomma, andare avanti cercando di offrire e fornire dei servizi non solo per di supporto alle decisioni ma a tutta la comunità e quindi anche ai cittadini. Io vi ringrazio, grazie davvero e buona serata a tutti. Grazie. Grazie a te Alessandro, ciao. Grazie a tutti.